Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova giornata di studi. Oggi avremo la testimonianza di Off Rome, presentata da Francesca Montanino, e quindi ci racconterà come è nata questa realtà e come si è sviluppata. E quindi anche io stessa sono molto curiosa di conoscere il suo percorso. E con noi abbiamo oggi anche la professoressa Ravasini, che porta i saluti dell'Università di Bari, che ricordiamo è partner di questo progetto. Quindi passo la parola alla professoressa. Grazie. Io innanzitutto devo portare i saluti del rettore, il quale è al corrente di questa iniziativa e non è potuto venire, diciamo, di persona per ovvi motivi di impegni numerosi, però mi ha pregato appunto di salutare i partecipanti e di esprimere il plauso dell'Università di Bari per questa iniziativa e per questa collaborazione tra appunto università e arti che promuove i laboratori dal basso e poi appunto gli organizzatori di questo laboratorio dal basso in particolare. Quindi mi fa piacere farmi portatrice di questo saluto e di questo messaggio. Per quanto mi riguarda, io mi occupo, sono il coordinatore dei corsi di laurea in lettere, tra i quali è compreso un corso di laurea in scienze dello spettacolo. E devo dire, sono molto contenta di essere qui con voi oggi perché questo laboratorio dal basso, in particolare, noi siamo stati partner di vari laboratori dal basso e in più di uno abbiamo collaborato con ex studenti del corso di scienze dello spettacolo che promuovevano il laboratorio. In questo caso invece ci troviamo, insomma, a collaborare con nostri attuali studenti. E quindi questo ci fa ancora più piacere perché in qualche modo per noi è una conferma anche del fatto che la proposta del corso di studio, quando incontra studenti motivati, insomma, che vogliono fare proprio questo lavoro, riesce anche a dare dei risultati. Insomma, forse, ricevono, diciamo, questi studenti una formazione, che li mette anche in grado poi di camminare, da soli. Però a parte questo, per noi questo tipo di collaborazione è molto importante, questo forse ve l'avrà già detto la professoressa Porcelli, non mi voglio ripetere, però è molto importante per un corso di laurea avere un dialogo con esperienze come quella dei laboratori dal basso e avere un luogo dove i nostri studenti che scelgono di seguire questi laboratori possano incontrarsi. Non solo con studenti più grandi che hanno già, diciamo, maggiore esperienza e che stanno già iniziando a fare i primi passi nel mondo del lavoro, a orientarsi in questo mondo molto complicato delle professioni creative, chiamiamole così, ma anche che i nostri studenti possano in questa sede incontrare persone che già stanno lavorando e che continuano la loro formazione attraverso questi laboratori, perché proprio questo dialogo tra lo studente universitario e il mondo del lavoro nei suoi vari livelli di realizzazione, per la formazione dello studente è estremamente importante, non solo perché tocca con mano le realtà del mondo del lavoro, perché entra in contatto con delle persone con cui poi un giorno potrebbe avere dei contatti lavorativi, ma perché proprio inizia a riceve, diciamo, un'informazione su quelle che sono i passi da fare, perché la formazione, l'università vi dà una base, ma poi la formazione vera è quella che si fa sul campo, no? Quando si inizia a lavorare. E quindi questi seminari fatti già in età studentesca sono estremamente importanti proprio perché vi danno quello che noi docenti universitari forse non vi sappiamo dare, no? Come poi si realizza nella pratica l'entrata nel mondo del lavoro. Noi trasmettiamo conoscenza, sapere. Siamo meno preparati invece proprio sul campo della realtà e quindi da anni il nostro corso di laurea cerca di costruire queste sinergie tra teatri, fondazioni, associazioni culturali, regione che devo dire in questi ultimi anni ci ha aiutato veramente molto con le iniziative per la promozione del lavoro giovanile. E quindi negli ultimi anni abbiamo proprio cercato di fare uno sforzo consistente in questa direzione per migliorare la nostra offerta formativa e soprattutto per dare agli studenti, diciamo, delle possibilità maggiori. Quindi
Quindi io non posso che essere contentissima, insomma, di questa esperienza, lo dico veramente con sincerità, insomma, sono quelle cose che poi danno un senso al nostro lavoro e quindi, insomma, ci riempiono anche un po' di orgoglio, di soddisfazione. E quindi, insomma, non mi resta che augurarvi buon lavoro e poi dal mese di gennaio sarete ospiti dell'università, in particolare del Palazzo Ateneo, che forse non è così confortevole come questa sede così moderna, però carico di storia, e quindi diciamo che compensiamo i disagi della struttura con però il peso, diciamo, dell'università. Va bene, buon lavoro a tutti. Va bene, ringrazio nuovamente la professoressa Bassini e direi di passare subito la parola a Francesca. Grazie, io parlo così, non mi serve il gelato, tutto a posto. Intanto grazie mille di questa opportunità che mi state dando di poter parlare di questa esperienza, che è un'esperienza relativamente giovane, perché Offroma ha poco più di 2 anni di vita. 2 anni di vita che costituiscono un caso interessante da analizzare per il tipo di cose che sono successe nella vita di questa associazione culturale. Però prima di andare nel vivo volevo appunto intanto ribadire il fatto che vi ringrazio e che trovo veramente questa iniziativa bellissima. A costo di ripetere 2 volte quello che ha già detto la professoressa, è effettivamente una cosa di cui anche io, con la mia memoria di studente, avrei veramente sentito il bisogno quando ero all'università, che ci fosse parallelamente al mio percorso di studio anche la possibilità di poter fare degli approfondimenti pratici, che poi invece abbiamo imparato munendoci di risorse da altre parti. Però l'iniziativa che state creando è veramente preziosissima, quindi bravissimi, un grande applauso. Detto questo, prima di raccontarvi, entrare nel vivo, mi piacerebbe spezzare subito ogni frontalità, perché ha più senso rispetto a quello di cui dobbiamo parlare oggi, che è veramente un'esperienza nata dal basso. Quindi cominciare con capire chi c'è, chi sta ascoltando, almeno poi, se poi non siete gli stessi tra mattina e pomeriggio, è lo stesso. Mi interessa capire perché siete qua, cos'è che vi interessa, che tipo di curiosità avete in ambito teatrale, se alcuni di voi già ci lavorano in ambito teatrale dal punto di vista pratico, se state solamente studiando per... È importante per cercare, una volta che avrò parlato di questa esperienza piuttosto giovane, quindi di 2 anni, per poterci poi orientare in quello su cui possiamo approfondire un po' la nostra attenzione, il discorso. Quindi se avete voglia di dirmelo, io sono contenta di ascoltarvi, poi vi racconto chi sono io. Partiamo da te? Dai, dai, oh, ma tanto qua, su. Con il microfono. Niente, io sono una studentessa di lettere al primo anno, quindi sono proprio appena novizia. Arrivata. Niente, effettivamente del teatro conosco ben poco, anche se vorrei fare quello nella mia vita, quindi non lo so. Ma come ti piacerebbe farlo? Cioè dietro le quinte o davanti? Davanti. Ah, davanti, quindi attrice ti piace. Sì, ok. Sì. Ok, perfetto, va bene. Anch'io sono una studentessa, terzo anno, però nel mio percorso di studi comunque il teatro non è stato molto approfondito, perché comunque non sono dell'indirizzo cultura teatrale ma lettere classiche, però mi interessa molto di più il dietro le quinte rispetto al... Quindi tutta la parte organizzativa. Sì, esatto. Ok. Salve, sono studentessa di lettere, faccio lettere moderne, quindi anche nel mio percorso teatro più di tanto non c'è, però mi è sempre piaciuto, anche se mi sono avvicinata da poco. Quindi in realtà io sono alla scoperta, mi piace sia stare davanti che dietro le quinte, sia la scrittura, quindi sto ora vagliando quello che in realtà poi fa per me. Mm-hmm. Quindi per ora sono ancora nella fase di conoscenza. Ok. Ciao, allora io studio lettere e cultura teatrale e diciamo quello che davvero vorrei fare è recitare, quindi sono qui anche per una conoscenza più approfondita su tutto quello che c'è dietro, quindi una organizzazione. Che è importante sapere, esatto, quello che c'è dietro per stare davanti, esatto, e viceversa. Come conosce? Giusto. Buongiorno. Anch'io sono una studentessa universitaria iscritta a cultura teatrale per passione per il teatro anche, perché delle esperienze teatrali, però sempre in ambito scolastico, scuole medie, scuole superiori,
mi hanno appassionata, ecco, sì. Non trovo altri termini per dire, per parlare della scelta. E mi piacerebbe poi, magari una volta terminato il mio percorso di studi, dedicarmi al teatro o per hobby o per diciamo far sì che sia una pratica curriculare a quello che poi voglio fare, magari l'insegnante. Io sogno questo, perché proprio perché è partito da questo, cioè dei miei insegnanti mi hanno fatto conoscere il teatro e quindi vorrei far conciliare entrambe le cose. Bene. Buongiorno, anch'io sono una studentessa al terzo anno di lettere e cultura teatrale. Il teatro c'è stato in passato, sempre a livello scolastico, al liceo, però ho seguito sempre la passione nell'iscrivermi comunque a questo curriculum. E sicuramente non mi vedo su un palcoscenico, ma magari tutto ciò che c'è dietro sì, mi interessa molto, anche la scrittura. Anche io sono una studentessa del terzo anno di cultura teatrale. E sono qui per curiosità e per capire cosa succede dietro le quinte di uno spettacolo teatrale. Io sono un'ex studentessa laureata in giurisprudenza. Ah. E vabbè, io almeno cerco di lavorare in ambito teatrale, lavoro con una compagnia, con delle collaborazioni e associazioni. E fai l'attrice? Sì. Ah, ok. Vabbè, poi anche altri lavoretti, però. E niente, sono qui perché conosco i ragazzi, sono in gamba, ci credo e voglio lavorare con gente più competente e meglio ancora. Bene. Anch'io sono una studentessa, però alla fine del suo percorso, perché mi sono laureata in lettere, adesso tra poco conseguirò la specializzazione in filosofia e comunicazione. Ho avuto formazione come attrice già da qualche anno, ho lavorato 2 anni per una compagnia teatrale, sia come attrice, però poi mi sono anche occupata di questioni organizzative, ho curato la distribuzione di spettacoli per le scuole, vedi. Segreteria, un po' mansioni varie. E quindi, è una compagnia di cui possiamo sapere il nome o preferisci? Sì, la compagnia si chiama Gomma Lacca Teatro ed è una compagnia che Gomma ha Lacca. Sede a Potenza in Basilicata ed è riconosciuta dal MIBAC. Conosco bene, perfetto. Beh. Ok. Io sono un attore pugliese, mi sono diplomato a Roma al Teatro Quirino e sono tornato... All'Accademia del Quirino, questa qui nuova, cioè nuova sì. Insomma, di qualche anno fa. Sì. Sono qui perché, insomma, non di solo teatro vive l'attore, o viceversa. No, ma mi piace questa cosa che gli aspiranti attori o gli attori in generale si vogliono interessare a questioni organizzative, perché invece c'è un enorme gap tra chi fa questo mestiere davanti, che non sa assolutamente niente di quello che succede dietro, e invece secondo me è fondamentale. Ma ancora di più in un territorio... Ma ancora di più in un momento storico come questo, ma poi in generale, un momento storico come questo sarà molto importante per le generazioni a venire, che staranno meglio di noi, perché avremo imparato a essere molto più autosufficienti di come eravamo una volta, grazie alla crisi, quindi ringraziamola per una volta. Salve, io ho la sfortuna di essere di questa generazione, non della prossima. Purtroppo, anche io, che dobbiamo fare? E mi occupo di teatro, sono un attore, sono anche un teatroterapeuta e dirigo laboratori teatrali. Qui a Bari? No, io sono della provincia di Lecce. Ah, ok. Proprio sud, sud, profondo, sud. Basta così. Bene. C'è qualcuno dietro, sì. Ciao, sono Elio Colasanto. Ah, sì, sì, perfetto, ciao. Ciao. Faccio parte di una compagnia teatrale, Contromano Teatro, nata da meno di un anno. Grazie a questa compagnia, ai primi prodotti artistici, abbiamo anche vinto magari dei premi, solo che poi c'è tutta la parte della distribuzione, dell'organizzazione, che va al di là del prodotto artistico, ed è importantissimo conoscerla molto bene. Sono qui fondamentalmente per questo e anche per il circuito e anche per conoscere te soprattutto. Perfetto. Sono uno studente. Lui non è uno studente, io sono qui con il mio socio, con Milo,
facciamo, siamo partner dell'organizzazione di questa serie di laboratori dal basso. Sì, quindi non ci siamo presentati teatro. Prima, però no, sei no, parte... No, siamo arrivati, abbiamo tardato un po', abbiamo avuto un po' di problemi, comunque niente, quindi sono... Siamo qui per questo. Diciamo che dovete stare qua per forza, volenti o nolenti. No, per forza no, non ci costringono, per fortuna. Buongiorno, io sono Maria Pia Autorino, sono un'attrice ormai datata, in un certo senso perché sono abbastanza grande rispetto a questo parterre di giovanissimi. Attrice teatrale, diplomata con Orazio Costa Giovangigli, ho passato la mia vita a studiare con diversi insegnanti, maestri importanti. Sono produttore, produco i miei spettacoli, sono promotore diciamo di un progetto con l'università dal quale sono nati tutti questi studenti, quelli che insomma appartengono alla nostra convenzione, tra cui i promotori di Puglia Off, la presidentessa Grazia Robascio e il direttore artistico Stefano Murciano, per cui sono consulente anche di progetti per bandi, per giovanissimi in questo caso. Questa cosa viene da una mente perversa, cioè dal fatto di volere... in qualche modo svegliare veramente profondamente i ragazzi, mettendoli a confronto con l'aspetto produttivo, organizzativo e distributivo. Infatti il nostro progetto, cioè il progetto che è la Bautta, di cui sono presidente e promotore, ha la finalità di associare, diciamo, la formazione, quella teorica universitaria, con un aspetto pratico, per cui produciamo una rassegna ogni anno. Produciamo uno spettacolo in cui loro, frequentando lo stage, hanno la possibilità di attivamente di partecipare a un'evoluzione creativa e soprattutto pratica e amministrativa. Grazie. Ah, bellissimo. Buongiorno, faccio parte dello staff di Puglia Off e sono affascinata dal teatro off, che non conoscevo e che ho conosciuto proprio grazie a un laboratorio che ho fatto con Maria Pia. Bene. Ok, lui è arrivato per ultimo, se vuoi dire che... Sì, scusate per il ritardo. No, ma figurati, ma in realtà io chiedevo perché mi piace sapere con chi sto parlando, quindi se ti va di dirci solo perché sei qui, brevemente. Allora, sono laureato all'Università di Bari in Lettere Teatrali e mi occupo di distribuzione di spettacoli teatrali e organizzazione di eventi culturali. Mi occupo prevalentemente di teatro e di danza contemporanea. Ma scusami, quando parli di distribuzione ti occupi come distributore, ma non sei affiliato a una compagnia specifica? No, assolutamente no. Ah, vuoi fare il distributore? Lo faccio già da un paio d'anni e sono un freelance, nel senso che non sono legato assolutamente a nessuna compagnia, ma viaggio nei festival, vedo quelle che sono le proposte più interessanti e questo periodo sto lavorando molto all'interno delle scuole e quindi cerco il contatto con spettacoli che abbiano prettamente valore didattico e quindi cerco Bellissimo. Di fruire quella e che... E quante compagnie hai al momento? Più o meno l'anno scorso ne avevo di più 8, quest'anno invece ne ho 5, non distribuisco mai lo stesso spettacolo per 2 anni consecutivi proprio per non legarmi, è proprio una questione personale, preferisco sempre variare. E poi ho cercato di mettere meno spettacoli quest'anno a livello distributivo perché sto iniziando anche a produrre delle mie produzioni. Nulla, tutto ok, qui. Perfetto. Ok, allora, chi sono io? Non faccio la mia biografia perché non ne frega niente a nessuno, serve solamente per capire perché ho deciso di fare questo lavoro. Tutto nasce appunto da questa preziosa crisi di cui parlavo prima. E tutto nasce da una necessità, fondamentalmente, non tanto la necessità del fuoco della passione quanto la casualità per cui a un certo punto ti ritrovi in una cosa e poi capisci che la sai fare o che comunque ti ci trovi, diciamo, a tuo agio, e allora tanto vale provare ad approfondirla. Io nasco come la maggioranza di questa parte della sala, cioè come studentessa di lettere, appassionata di teatro fin da ragazzina, senza sapere però bene in che ambito. Mentre studiavo ho fatto diverse esperienze, sia di stage più che altro in circuiti ufficiali come il Teatro di Roma, per cui ho curato una parte di... una volta il Teatro di Roma faceva un bellissimo festival che era il Festival dell'Unione dei Teatri d'Europa, per cui si riunivano, ospitava compagnie e grosse produzioni da tutta Europa, e ho avuto la possibilità di lavorare a livello di stage ovviamente per 3 mesi all'interno di questo meccanismo e fu molto bello.
quindi affiancavo, diciamo, alla parte teorica dei miei studi una parte pratica. Finito di fare laureatami, mi interessava moltissimo la drammaturgia contemporanea, soprattutto straniera. Ho vinto un concorso di dottorato di ricerca all'Università di Siena in letterature comparate, quindi in realtà e per 3 anni ho studiato la letteratura inglese, che è quello per cui poi ero specializzata. Attraverso questo sono riuscita, ho lavorato per 1 anno a Londra in alcuni teatri del posto. Quindi ho cercato sempre di, dove andavo, anche se mi guidava, diciamo, un fondamento teorico e di studio, che poi è un'altra mia grande passione, però cercavo poi di trovare sempre anche un aspetto pratico che mi mettesse in relazione con quello che stavo studiando. Studiavo delle scritture contemporanee di Shakespeare, però mi piaceva vedere come venivano messe in scena e soprattutto qual era il meccanismo che c'era dietro, anche a livello proprio di produttivo, distributivo, di marketing, in un paese come l'Inghilterra, che è diverso rispetto al nostro per molti aspetti. Finito il dottorato, in attesa di un assegno di ricerca che doveva arrivarmi e non è mai arrivato per problemi di tagli di fondi, ho avuto però 10 mesi in cui stavo preparando il concorso e dovevo lavorare nel frattempo a un progetto europeo che l'Università di Siena aveva organizzato e che si basava sul fatto di studiare il fenomeno della creolizzazione, cioè l'incrocio tra culture diverse in un... attraverso il teatro, che le dinamiche teatrali hanno tanto, insomma, in comune rispetto a quello che può essere l'incontro tra, cioè studiare le dinamiche tra culture differenti. E la compagnia italiana di teatro, danza, balletto civile vinse questo bando e io li ho accompagnati per 5 residenze europee a lavorare a delle performance che avessero come tema la creolizzazione. Quindi quella è stata la prima esperienza, diciamo, pratica di organizzazione, anche se ci andavo in qualità di ricercatrice, poi in realtà facevo tutt'altro. Mentre appunto aspettavo questo assegno di ricerca e decisi, perché volevo rimanere in Italia, di non andare all'estero come hanno fatto molti altri miei colleghi, forse più fortunati poi dopo nella loro... Nel frattempo una mia amica che stava lavorando a Roma da un po' in ambito teatrale ma come ufficio stampa mi chiese se avevo voglia di organizzare con lei qualcosa a Roma, con un tono un po' polemico rispetto a quello che era il mercato romano del momento, perché Roma è una città che noi sempre associamo al teatro, no? Nel senso che tante persone che vogliono fare gli attori piuttosto che i registi si spostano a Roma. In realtà Roma è un ambiente molto saturo, con delle difficoltà di mercato enormi, dovuti a tanti aspetti che poi, se volete, analizziamo. E soprattutto, se una compagnia giovane ancora crede che venire a Roma e poter presentare il proprio spettacolo per qualche giorno può dargli dei contatti rispetto al fatto di incontrare potenziali operatori teatrali, altri attori, altri registi, e quindi trovare un'occasione di confronto, nel momento in cui si deve orientare su dove andare a presentare questo progetto non sa che cosa fare, perché nella maggioranza dei casi quegli spazi che aprono le porte a compagnie, diciamo, sconosciute, che non hanno nessun tipo di legame, diciamo, di conoscenza diretta, sono spazi che chiedono affitti per poter stare una settimana, che offrono delle condizioni praticamente ingestibili e non danno in cambio neanche un lavoro di promozione, per cui non ti fanno neanche trovare il pubblico quando tu arrivi lì, per cui è una cosa delirante. Allora abbiamo detto: facciamo un festival noi in cui invitiamo compagnie che non conosce nessuno, però cerchiamo di organizzare una copertura, cioè permettere a queste compagnie che vengono intanto di non perderci economicamente, che mi sembrerebbe la cosa minima, dopodiché avere la possibilità comunque vada di avere una copertura a livello di stampa, cioè l'esperienza a Roma, che durava nel caso di questa prima rassegna che abbiamo fatto 3 giorni, poteva permettere a queste compagnie di avere dei giornalisti giovani che si occupavano di stampa a livello web, ma anche la stampa cartacea, a venirli a vedere, quindi una quantità di pezzi scritti, degli inviti con gli operatori del settore che mano a mano organizzavamo, la possibilità di prendere l'incasso delle serate. Noi non potevamo offrire di più nascendo in quel momento, però garantivamo poi vitto, alloggio, quindi insomma a nessuno davamo spese in più, garantivamo il service tecnico. Ma dove fare questa cosa polemicamente, visto che questo ambiente romano di tutti questi teatrini, che sono tantissimi, tantissimi spazi anche bellissimi, sono però assolutamente proibitivi dal punto di vista delle condizioni e anche ormai riconoscibili come spazi appunto che fanno un po' gli affittacamere, quindi diventa difficile.
abbiamo deciso di andarlo a fare in un posto non teatrale, quindi siamo andati in un locale che a Roma era molto conosciuto. A Roma c'è questo quartiere, non so chi di voi ha frequentato o frequenta Roma, comunque il quartiere del Pigneto è un quartiere in grande crescita, nasce come quartiere popolare ma adesso ormai praticamente popolare non è più, perché... E il Forte Fanfulla è uno spazio all'interno del quartiere del Pigneto, conosciuto più che altro come spazio musicale, si fanno concerti con gruppi molto interessanti, di avanguardie varie, eccetera. E aveva un capannone, il Forte Fanfulla, adiacente a questo locale, molto interessante perché era uno spazio abbastanza insonorizzato, e una potenziale scatola nera, semplicemente c'era da dipingere le pareti, quindi perfetto per poter organizzare, ovviamente non certo un'opera lirica, ma degli spettacoli teatrali off, quindi con delle esigenze tecniche limitate, si poteva fare. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ridipinto il capannone, abbiamo chiesto a questo spazio gestito da un gruppo di ragazzi giovani la possibilità di fare con loro questa rassegna il primo anno, quindi una collaborazione assolutamente gratuita in cui noi prendevamo semplicemente una percentuale degli incassi dei biglietti che serviva a ripagare le spese vive che loro avevano per la gestione del locale. Facevamo venire le compagnie appunto lì, come vi dicevo abbiamo ridipinto questa scatola nera, è diventata una pseudo sala teatrale, abbiamo trovato un service di amici che ci ha prestato i pezzi per l'intera rassegna, quindi luci e audio che sono ovviamente elementi fondamentali affinché si possa fare teatro. E abbiamo costruito una sala da circa 90 posti, quando era pienissima c'entravano anche 100 persone con i cuscini per terra, tanto chi se ne frega, cioè era fatta apposta perché fosse popolata. La cosa ha funzionato per diverse ragioni. La prima ragione per cui ha funzionato secondo me era lo spazio, che sicuramente invogliava a venire, perché Roma è molto col passaparola, cioè se uno spazio funziona perché è un luogo accogliente, di ritrovo, e poi c'è anche lo spettacolo teatrale, ragione in più, anche se non sono un teatrante appassionato, per andarlo a vedere. Ha funzionato per il lavoro che abbiamo messo su piano piano, diciamo mediatico, di attenzione rispetto a questo festival, che ovviamente era un festival locale, piccolissimo. Però la peculiarità fin dall'inizio è stata quella di ospitare compagnie non romane, ma che venivano da tutta Italia, quindi prendere veramente tutto lo stivale, far venire le compagnie che sceglievamo sulla base, il primo anno siamo partiti veramente attraverso conoscenze che avevamo maturato girando noi come spettatori di teatro innanzitutto, avevamo visto dei progetti interessanti, li abbiamo invitati a venire, chi ha accettato di venire a queste condizioni lo ha fatto ed è stato poi un'esperienza bella. Fatta questa rassegna, cioè anzi ipotizzata la rassegna, come ci chiamiamo noi, ci siamo detti a questo punto, e la scelta di chiamarci Off Rome nasce proprio in questo senso un po' polemico che vi dicevo prima, cioè fuori da Roma, non solo il circuito off, ma anche cerchiamo di offrire un'alternativa a quello che la gente identifica come teatro romano indipendente. Quindi se volete siamo stati un po' presuntuosi, però in realtà presuntuosi da un lato e dall'altro lato ci siamo anche parati, come si dice, perché sotto l'egida di Off ci sta tutta una serie di cose, fra cui anche il fatto che appunto siamo indipendenti, le risorse all'inizio non erano assolutamente grandi, quindi potevamo garantire poco, ma quel poco che potevamo garantire era comunque tanto in quel contesto. Quindi questo festival, che si chiamava Parabole fra i San Pietrini, il primo anno ha ospitato 10 compagnie, ha avuto il tutto esaurito in tutte le sere che è stato fatto, questo grazie al fatto che abbiamo veramente lavorato come i matti, ma avevamo un locale che ci ospitava che aveva veramente un buon pubblico. Abbiamo poi cercato delle formule di promozione, di cui poi se volete parliamo più approfonditamente sulla base di quello di cui avete voglia poi di discutere quando vi finisco di fare questa panoramica, diciamo, generale. E quindi così è nato From, si è costituita come associazione culturale perché aveva bisogno ovviamente di avere di essere qualcosa, insomma, non semplicemente un nome, di poter anche agire legalmente, fiscalmente, tutto quanto. E poi che cosa è successo? È successo che Parabole è andato, attraverso Parabole, mentre conoscevo queste varie compagnie
capivo le difficoltà che c'erano non solo nel fatto di venire semplicemente a Roma, quindi spostarsi, venire in una grande città e presentare all'interno di quella grande città il proprio lavoro, ma in generale anche di circuitare per compagnie professioniste, per progetti estremamente interessanti che si dovevano autoprodurre, autofinanziare e dovevano cercare di volta in volta delle partnership con altre realtà che gli permettessero di rendere i loro progetti più sostenibili. Tutte queste discussioni che avvenivano normalmente post spettacolo all'interno del festival mi hanno portato a pensare che l'idea di raccogliere tutte le problematiche che vedevo arrivare da ognuna di queste compagnie che veniva, metterle sul tavolo e cercare di capire punto per punto come una realtà come Off Roma avrebbe potuto supportare queste compagnie e aiutarle nelle problematiche che venivano fuori, queste o altre, cioè le problematiche sono generali e appartengono a tutti. Poi il progetto è stato fatto con alcune compagnie, ovviamente non con tutte, e da lì è nata l'idea di non essere semplicemente un'associazione culturale che organizza una rassegna sul territorio romano, ma di diventare una rete, nel senso che facciamo fondamentalmente da nucleo a una serie di esperienze, gruppi che a noi si associano, e offrire proprio un supporto rispetto a quelle che sono state delle necessità reali che si sono concretizzate nel dialogo. Quindi, come faccio a produrre un progetto di spettacolo sostenibile da me, se sono una realtà indipendente? Come faccio a trovare delle partnership con altre realtà, siano queste realtà private, enti pubblici, fondazioni? Come faccio a girare con il mio lavoro e a farlo vedere a più pubblico possibile? Come faccio ad avvicinarmi non solo agli operatori del settore, ma anche alla gente normale, che è il motivo per cui si fa teatro, perché chi se ne frega degli operatori del settore, si fa perché ci sia la gente normale a venirci a vedere. Questi quattro punti sono stati il fulcro che mi ha fatto pensare: ok, voglio provare a fare questo lavoro. Cioè, una cosa abbastanza difficile. Da lì sono nati poi degli incontri fondamentali, come in ogni storia che si rispetti, ci sono gli incontri fondamentali. Quindi, primo incontro fondamentale, questo forte fanfulla di cui vi parlavo, la mia amica completamente matta che mi dice: organizziamo la rassegna, io mi occupo della parte di ufficio stampa, tu ti occupi di tutta la parte organizzativa. Secondo punto, secondo incontro fondamentale, quello con un altro produttore privato che ho incontrato dopo pochi mesi che facevo questa rassegna. E ancora non avevo cominciato a lavorare come distributrice, ne avevo l'intenzione, cioè come distributrice, come diciamo supporto a tutte queste problematiche che vi ho elencato. E lui è un ragazzo della mia età che fa il produttore privato, si chiama Pierfrancesco Pisani, ha un sito, sa che parleremo di lui, quindi possiamo benissimo dire tutto quello che vuoi. Lui ha fatto un'esperienza molto diversa rispetto alla mia, cioè lui ha cominciato lavorando, non ha studiato teatro, ha lavorato sul campo, faceva l'aiuto tecnico di tournée molto grosse e anche molto commerciali, con nomi come Zuzzurro e Gaspare, queste cose qua. Quindi si è fatto i grossi tour con i grossi service, e ha deciso di voler fare il produttore, un'altra persona abbastanza instabile mentalmente. E quindi mi ha contattato lui con una mail stranissima in cui mi diceva: sono un produttore privato, ho prodotto il Tom Paine, che è un testo di Will Eno, che è un autore inglese molto interessante, con Elio Germano, e il suo seguito con Isabella Aragonese. Adesso sto per produrre una cosa con Sabrina Impacciatore, la regia di Valerio Binasco. Tu vabbè. Ti vorrei incontrare. E ho detto: vabbè, incontriamoci. Aveva la mia età, quindi, cioè, voglio dire, ho detto: questo è un genio o è un totale pazzo. Fondamentalmente lui che cosa faceva? Prendeva dei progetti che fossero sostenibili dal punto di vista economico, perché lui stesso, come forza produttiva indipendente, lui era un produttore privato, non prende né fondi ministeriali né nessun tipo di finanziamento. Quindi progetti che potesse sostenere economicamente. E come li poteva sostenere economicamente? Ovviamente attraverso la vendita. Cioè, sapeva che quel progetto lì costava una cifra ragionevole, che lui non avrebbe dovuto impegnare la casa e i suoi genitori per poterlo finanziare, e che avrebbe venduto abbastanza date perché lui potesse tornare utile quello che aveva
investito, e così è stato nel caso della sua prima esperienza, che è stato il Tom Paine con Elio Germano. Lui è un appassionato di drammaturgia contemporanea, soprattutto inglese, quindi in questo ci siamo trovati. Non parla una parola di inglese, quindi tutte le volte si fa tradurre i testi dagli altri, li prende inediti e poi... E andò a sottoporre questo testo ad Elio Germano quando Elio Germano già si faceva cinema, ma non era ancora l'Elio Germano che conosciamo oggi. Frequentava peraltro il Teatro Valle occupato, quindi era sempre lì nei bagni del Teatro Valle, si sono incontrati, sono scambiati il testo, hanno lavorato, e fatto sta che durante questo progetto del Tom Paine Elio Germano ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, e quindi poi dopo lo spettacolo ha fatto un salto enorme facendo tantissime date, e Pierfrancesco si è comprato un posto in magazzino dove poter tenere le scenografie, si è potuto permettere di comprarsi una serie di attrezzerie che servono per poter fare i produttori indipendenti girovaghi come siamo noi oggi e tutto quanto. Quindi quando mi ha proposto di lavorare con lui era già alla terza esperienza di questo tipo. C'erano delle cose che mi convincevano moltissimo in quello che faceva lui e che volevo capire e imparare guardandole da vicino. Altre cose che si distanziavano un po' da quello che però era il mio progetto. Cosa si avvicinava? Il fatto che lui fosse bravissimo a costruire un progetto di produzione che non avesse bisogno dell'aiuto di nessuno, quindi senza aspettare finanziamenti pubblici, aiuti di enti che non arrivano, ritardi nell'erogazione dei fondi, eccetera, eccetera. Però ovviamente, essendo da solo, l'unica cosa che si poteva permettere erano monologhi, quindi già come volesse spostarsi un po' su un'altra cosa, e soprattutto aveva bisogno di una garanzia a livello commerciale. La garanzia a livello commerciale è il nome, che ovviamente va a levare spazio alle compagnie giovani che invece magari fanno cose anche molto più belle ma che non hanno quella vendibilità. Quello che io volevo riuscire a fare era non fare ovviamente 50 date il primo anno come riesci a fare se prendi Elio Germano, 50 debutti tutti attaccati, però volevo riuscire a far sì che le compagnie indipendenti, i progetti indipendenti che stavo mano a mano costruendo e di cui poi vi farò alcuni esempi, potessero avere piano piano riuscire a trovare una circuitazione e arrivare magari a far sì che Offroma potesse essere il supporto all'inizio, poi abbandonare alcuni progetti, seguirne invece altri di più. Però l'incontro con Pierfrancesco mi ha fatto venire un'intuizione. Intanto il dire ci sono molti strumenti della sua esperienza che possono essere utili anche ad altre esperienze più indipendenti e meno commercialmente riconoscibili, perché quello che lui fa è utile a qualsiasi compagnia indipendente. Seconda cosa, se io che voglio diventare un centro nevralgico per questi progetti di teatro o di spettacolo produco uno o due progetti che fanno da traino agli altri, cioè che hanno un nome commercialmente riconoscibile, che possono girare molto con questo nome e che mi permettono quindi di farmi molti contatti con i teatri e gli spazi, e attraverso questi io aiuto le compagnie giovani, perché posso dare anche a loro, grazie poi al legame che si crea con l'operatore, lo spazio per poter entrare dentro quel, forse faccio una cosa giusta. E così è stato, quindi abbiamo fatto insieme uno spettacolo. Abbiamo collaborato all'inizio con questo spettacolo di Sabrina Impacciatore, diretto da Valerio Binasco, un testo di Natalia Ginzburg. E successivamente, l'anno dopo, quello l'aveva già, diciamo, prodotto lui, io sono entrata in corsa perché ci siamo incontrati che stava facendo quel progetto, quindi sono entrata in corsa come distributrice e come organizzatrice. Il secondo anno, cioè l'anno scorso, il 2013, abbiamo prodotto insieme uno spettacolo di Paolo Sorrentino, tratto dal romanzo Hanno tutti ragione, che lui ha scritto, con Iaia Forte. Iaia Forte è un'attrice di teatro, ha un mercato abbastanza ampio, in più è stata anche nella Grande Bellezza, quindi questo l'ha aiutata. Abbiamo fatto un primo anno che già è partito molto bene, poi Sorrentino ha vinto l'Oscar, e abbiamo fatto una tournée in America di 7 date, in Cina, adesso stiamo per andare a Buenos Aires, in Italia ce la siamo un po' fatta tutta, quindi voglio dire, questa esperienza mi sta dando l'idea concreta che forse il mio obiettivo posso mano a mano raggiungerlo, anche perché ho avuto la prova concreta che questa cosa funziona, cioè che il fatto di avere un progetto traino che ti permette di
guidare, di farlo, di rendere un progetto guida rispetto a tutti gli altri progetti indipendenti che hai, aiuta molto i progetti indipendenti. L'unione fa la forza anche inconsapevolmente, nel senso che non è che Iaia sia interessata a far parte di questa rete. Iaia da noi ha tutto il supporto produttivo, organizzativo e distributivo, ma nel frattempo è parte di una rete e il fatto che lei sia il pesce più grosso, fra virgolette, alimenta tutto quello che gli sta dietro e quindi è assolutamente utile questo meccanismo. Nel frattempo, mentre andavano avanti queste mie esperienze, ho costruito una scuderia, diciamo, cioè ogni anno più o meno io mi dedico a 7-8 progetti in generale, tra questo che, questi diciamo leggermente più di traino, ad altri più giovani, che poi vi spiego con quale criterio sono stati scelti, o ci siamo scelti, o ci siamo scartati, eccetera, eccetera. Nel frattempo sono andate avanti per il 2013 altre iniziative ancora sul territorio romano, quindi abbiamo fatto un festival sempre in spazi alternativi che si chiama Ingrediente F, dedicato al femminile, e l'abbiamo fatto in uno spazio invece questa volta nel centro storico di Roma, via delle Quattro Fontane. C'è questo albergo che ha all'interno una sala teatrale molto interessante e abbiamo fatto lì il fatto di tutte le volte di rifiutare gli spazi teatrali ci ha sempre portato molta fortuna a Roma. E poi abbiamo fatto una seconda edizione di Parabole, giocando ancora di più in grande, cioè questa volta coinvolgendo 24 compagnie, facendo un festival che è durato tutto l'anno, tutto il 2013, e che ha accompagnato un po' la chiusura del Fanfulla, perché poi invece il Fanfulla, il Capannone ha chiuso, adesso ha chiuso anche il locale in sé, probabilmente lo riapriranno con un altro nome nel locale accanto, però diciamo che anche se quell'esperienza è conclusa ha segnato veramente una tappa fondamentale nel nostro sviluppo e anche in quello che volevamo essere per il territorio romano. Dicevo prima con Grazia, che ne parlavamo venendo dal bar a qua, io non li conosco bene, quindi mi stanno spiegando un po' adesso quali sono i loro intenti. Dicevo, il mio chiamarmi off Rome è sempre stato in tono polemico nei confronti di Roma, ma non polemico perché io odio Roma, ma semplicemente perché appunto le ragioni per cui volevo uscire da Roma all'inizio ve le ho spiegate. Ma fin dall'inizio il mio tentativo era quello di creare una struttura che fosse non fortemente collocata territorialmente, ma che fosse aperta invece assolutamente a tutta l'Italia e magari volendo anche a fuori dall'Italia. Quindi anche in questo senso il primo festival ospitava tutte compagnie che venivano da fuori, il secondo ancora di più, ha ospitato compagnie da Aosta a Palermo. E il mio lavoro è proprio sul territorio italiano, non romano, cioè io a Roma non ho niente, adesso non ho neanche più la casa, ho semplicemente molti contatti preziosissimi costruiti, la sede dell'associazione culturale che resta a Roma, il fatto che Roma è imprescindibile rispetto a una serie di appunto contatti che sono formati con la formazione di Off Rome e che quindi ancora adesso continuano. Però il mio lavoro è assolutamente itinerante e spalmato su tutto il territorio, quindi off Rome fuori da Roma soprattutto, oltre che il circuito off. Quindi la territorialità è stata importante per cominciare e per dare una, in un certo senso per aiutarci a costruire il manifesto, la nostra lettera di intenti, diciamo così. Però poi il lavoro si è sviluppato in altre direzioni, non tanto legate al territorio. E devo dire che ancora adesso io non so come fare bene a dialogare con il territorio romano. È un'altra questione su cui si potrebbe aprire un capitolo a parte. Mi devi dire, volevi dire qualcosa? No, perché subito dopo aver fatto questo festival, ovviamente il fatto che fossimo sconosciute, non ci conosceva nessuno a Roma, avessimo deciso di fare questa cosa, ha mosso l'interesse di molti, non solo di operatori o di aspiranti, diciamo, gruppi, artisti, eccetera, ma anche di chi aveva gli spazi. Quindi abbiamo collaborato per tutto l'anno successivo. Noi eravamo in due a fondare questa cosa, poi si sono aggiunte altre due ragazze che ci hanno aiutato nella gestione del festival e che adesso hanno preso strade, ognuna lavora, diciamo, collocata in ambito teatrale in alcune parti precise, collaborano con Off Rome saltuariamente, ma non sono, diciamo, nell'organico fisso di Off Rome.
il primo anno dopo la rassegna ci ha contattato il Teatro Argo, che è un teatro a Roma specializzato nella drammaturgia contemporanea, è un luogo storico dove nasceva veramente la drammaturgia contemporanea italiana, dove i gruppi più interessanti negli anni 80 si sono esibiti e che adesso è ancora un luogo molto interessante, anche se con estreme difficoltà di pubblico, a livello promozionale, di contatto con il territorio. Questo Teatro Argo ha creato quest'anno una collaborazione con il Teatro dell'Orologio, altro spazio storico di Roma che ha avuto una nuova gestione. Insieme hanno costruito una rassegna che si chiama Dominio Pubblico, che c'è da un paio di anni, che è mirata proprio a costruire un legame con il territorio e a capire che la rete tra gli spazi forse è l'intuizione più importante che possiamo avere per poter cominciare a rifare girare il mercato romano. Sono in una fase assolutamente embrionale perché ci sono ancora enormi problemi di pubblico, enormi problemi a gestire proprio economicamente questo sistema, enormi problemi nel dialogo con gli spazi istituzionali, penso al circuito della TCL per esempio che li finanzia parte della rassegna, per cui c'è e c'è ancora la volontà di un dialogo con degli spazi sul territorio romano. Giulia, la mia collega, lavora per Dominio Pubblico, al suo ufficio stampa, quindi assolutamente questa cosa c'è. Però diciamo che subito quella che era la lettera di intenti l'abbiamo messa in pratica, perché fondamentalmente quello che facciamo è costruire collaborazioni su tutto il territorio italiano. La mia soddisfazione più grande, dicevo a Grazia prima, è che quest'anno From è presente in 250 teatri. E per essere il mio terzo anno sono contenta del risultato che ho raggiunto. Quindi è presente in 250 teatri come coproduttore, per esempio il caso dello spettacolo di Paolo Sorrentino di cui vi parlavo prima, ma di altri spettacoli di cui vado ugualmente fiera, come distributore e come, diciamo, quindi organizzatore distributore, nel senso che non entriamo direttamente in termini produttivi all'interno del progetto. Quindi questo per dire che adesso le possibilità del mio lavoro sono due. Io con i gruppi o entro direttamente come coproduttore, quindi vuol dire che metto una quota e collaboro economicamente alla produzione del progetto, oppure semplicemente mi occupo di tutto quello che riguarda la parte organizzativa e distributiva, non investendo una quota economica. Ma il fatto che io mi occupi della parte organizzativa e distributiva implica una serie di cose che adesso io vado a dire. Allora, ho imparato facendo una serie di madornali errori e dicevo a loro: è impossibile che voi non le facciate, cioè, voglio dire, non, sarebbe proprio inumano e anche insano non sbagliare, anche perché non sono cose che si insegnano, cioè nel senso qualsiasi corso, anche chi ha fatto queste esperienze, cioè, non si insegna né a distribuire uno spettacolo, è una cosa che non si insegna, perché uno se non è portato lo fa come vendere le enciclopedie e non ottiene nessun risultato. E una cosa che ho capito è che è molto difficile per me riuscire a collaborare con delle realtà senza vedere il progetto nascere. Perché? Perché vedere il progetto nascere, il progetto creativo che questa compagnia ha, è fondamentale, perché Offrom può offrire un supporto anche nella organizzazione, diciamo, dell'aspetto produttivo. Se la compagnia impara a rendere la sua produzione estremamente sostenibile, senza inficiare minimamente la qualità, ma ci sono dei trucchi perché la produzione possa essere sostenibile, allora ci sono più speranze di poter costruire una circuitazione. Poi è importante trovarsi anche dal punto di vista umano con le compagnie con cui si collabora, perché con alcune non ci capiamo, cioè non abbiamo gli stessi obiettivi. Io per esempio credo molto nel fatto che bisogna fare tante date. È molto importante girare tanto, anche a costo di fare dei sacrifici. Non significa andare in degli spazi sbagliati, bisogna imparare a guardare gli spazi, a sapere cosa sono, cosa ci sta offrendo quello spazio, ma è importante girare tanto, perché intanto dai l'idea di essere uno che si muove e fa tante cose, ti crei tantissimi contatti, dai la possibilità a te stesso di fare una serie di esperienze fondamentali che riguardano proprio la vita della tournée, che sono importantissime. Costruisci anche una possibilità di crescita per lo spettacolo, perché devi tenerlo vivo per forza, lo devi adattare a una quantità di spazi differenti, che hanno anche degli aspetti tecnici differenti, eccetera, eccetera.
E soprattutto è importante per me collaborare con delle compagnie che hanno anche una vocazione organizzativa anche di per sé, nel senso che è vero che Off-Roma offre questo supporto, ma per me è importantissimo che gli artisti, gli attori, le compagnie siano consapevoli di quello che è il sistema che li circonda, sappiano, cioè non sopporto il fatto che ci sia, dicevo prima, un'ottusità dilagante rispetto al fatto che io sto sul palcoscenico, quindi non me ne frega un cacchio, non so neanche che cos'è l'agibilità Empulse. Per me è una cosa inconcepibile, perché più tu capisci, più riesci a orientarti, gli strumenti sono fondamentali. Non ci sono tante persone che vogliono fare distributori e gli organizzatori, e un motivo ci sarà, perché comunque non è che ci si mangi benissimo. Però più tu sei autonomo, più sei autosufficiente, più hai meno bisogno del supporto degli altri, e più quando incontri un'altra persona con cui ti trovi, la collaborazione può fare anche delle scintille interessanti. Quindi la scelta delle altre compagnie è stata così. Cioè abbiamo cominciato a collaborare con diverse compagnie con cui avevamo fatto magari proprio all'inizio il festival, altre invece le ho incontrate poi per caso nel tragitto, e gli innamoramenti sono nati da diverse diciamo specifiche. Intanto l'errore che ho fatto all'inizio è stato quello di pensare di poter fare subito di questa rete una rete che poteva mettere insieme tantissimi gruppi, ma non era possibile, perché si sono create subito delle problematiche enormi. Intanto il fatto che io da sola non riesco a gestire tutto questo, e sto cominciando adesso ad avere la forza economica per poter essere affiancata da qualcun altro, ma quando ho cominciato assolutamente non ce l'avevo, quindi non mi potevo permettere. O trovavo una persona che come me aveva la vocazione di voler fare questa cosa, e cominciavamo tutte e due dicendo quello che c'è si divide, che sia una fetta di pane, che sia un castello, ma ce lo dividiamo quello che c'è. Ma prendere una persona e soprattutto dover insegnare un mestiere che manco io sapevo, perché l'ho imparato a fare passetto dopo passetto, tenendo bene gli occhi aperti, cercando di prendere da tutti quelli che mi circondavano delle cose utili. E quindi ho fatto l'errore ho peccato veramente di, non lo so, superomismo, ho pensato di poter fare chissà che cosa, ma quindi poi in realtà molte collaborazioni sono scemate subito e si sono consolidate delle collaborazioni interessanti. Il perché dipende appunto dai fattori che vi ho detto. Al momento sono tutti i progetti che stiamo curando, sono progetti di drammaturgia contemporanea, nel senso di drammaturgia contemporanea italiana. Curiamo un progetto per esempio diretto da una regista che si chiama Veronica Cruciani, che non so se conoscete, comunque insomma è una regista abbastanza attiva, ha cominciato con Ascanio Celestini come attrice, poi il testo l'ha scritto una giovane drammaturga che si chiama Carlotta Corradi, e lei ha detto: io scrivo un testo e me lo produco anche, che mi sembrava una cosa interessantissima. Il testo era molto interessante, infatti ha avuto subito un ottimo debutto al Teatro Palladium di Roma con l'appoggio di Rodolfo Di Gianmarco, il critico La Firma di Repubblica, e successivamente siamo stati 2 settimane al Teatro dell'Elfo di Milano e quest'anno facciamo la nostra prima tournée. Ho costruito una collaborazione con una compagnia proveniente dal Teatro Stabile di Genova, che forse è la collaborazione più duratura, perché con loro sto facendo una quantità di progetti incredibili, sono attivissimi. Quello che ci ha legato è il fatto che il Teatro Stabile di Genova ha una scuola di teatro molto improntata alla drammaturgia contemporanea, cioè insegna proprio una recitazione abbastanza affine ai modelli della drammaturgia contemporanea straniera, inglese, cioè sono, gli attori dello Stabile fanno molto questo tipo di testi, si affezionano molto a questo tipo di testi. Uno di questi attori e registi l'ho incontrato nella prima rassegna che abbiamo fatto, mi è piaciuto molto il lavoro che lui faceva proprio a livello registico e drammaturgico sui testi, perché fondamentalmente rispettava moltissimo il testo di partenza, ma con un'idea molto intelligente di messa in scena. Aveva subito intuito, forse anche inconsapevolmente all'inizio, perché questo era un gruppo che era appena nato e non aveva tantissimo l'idea del mercato, però avevano capito che si poteva fare del buon teatro con poco, cioè che non era necessario avere, e questa cosa mi ha fatto dire: questo spettacolo funziona per pubblici assolutamente differenti, cioè sia il pubblico diciamo più addicted, di addetti ai lavori, sia un pubblico popolare, e non ha bisogno di un apparato scenico enorme, quindi è giusto per l'esperimento che voglio fare.
Quindi abbiamo cominciato con un testo americano di che questa compagnia aveva prodotto con due attori, poi abbiamo fatto uno spettacolo, abbiamo ottenuto la coproduzione del Teatro Stabile di Genova, questo aveva quattro attori, abbiamo coprodotto, abbiamo fatto 30 date l'anno scorso. Ovviamente tutta la parte distributiva l'abbiamo curata noi, cioè io, lo Stabile di Genova ha solo finanziato parte della produzione. E con questa compagnia ho cominciato un progetto che mi interessava moltissimo, cioè ho deciso, allora adesso che sono comincio il mio terzo anno di attività, voglio unire le due mie nature schizofreniche, cioè il mio dottor Jekyll e il mio Mr. Hyde, quindi tutto quello che io avevo del mio dottorato di ricerca me lo voglio riportare indietro. Allora, cosa ho fatto? Il mio dottorato di ricerca, vi dicevo prima, era sulle riscritture shakespeariane contemporanee, in particolare del Merchant of Venice, del Mercante di Venezia, e avevo trovato un testo interessantissimo, che era una riscrittura contemporanea del Mercante, si chiama Shylock, è un testo per un attore solo, l'aveva fatto questo attore autore inglese Gareth Armstrong, che aveva debuttato a Edimburgo con un enorme successo tanti anni fa con questo testo, e l'avevo incontrato per ragioni di studio. Ho telefonato a Gareth Armstrong, gli ho chiesto se potevo tradurre il testo, l'ho tradotto e l'abbiamo prodotto. Ma l'abbiamo prodotto cercando di non farlo diventare un monologo isolato, ma di costruire fin da subito una relazione con l'autore. Quindi debutto in modo che l'autore potesse venire in Italia, coinvolgimento dell'università all'interno del progetto, e questo ha permesso al progetto di avere una vita un po' più solida nella tournée che ha fatto dopo. È andato bene questo primo, sto andando velocissima perché odio fare le biografie, voglio passare alle cose pratiche. È andato bene questo primo progetto e quest'anno abbiamo fatto la stessa cosa con un altro autore inglese, che è quello con le orecchie a sventola del PowerPoint che dicevi tu, che si chiama Ben Moore, anche lui autore-attore. Non è un caso che scegliamo sempre degli autori-attori perché hanno già una qualità imprenditoriale, poi in Inghilterra devono essere imprenditori di se stessi, quindi assolutamente sono geniali nel loro marketing. Abbiamo preso un suo testo inedito, questo Ben Moore non è mai stato tradotto in Italia, abbiamo preso un testo questa volta per due attori, sempre con questa compagnia di Genova, l'abbiamo tradotto e l'abbiamo fatto, ha debuttato al Festival Collinaria, che è un festival di Pontedera Teatro adesso ad agosto. E la peculiarità di questo è che in questo caso Ben Moore è stato proprio consulente artistico del progetto, cioè ha seguito tutto l'allestimento insieme alla compagnia, ha lavorato fianco a fianco con loro, e un modo per rendere più vendibile questo progetto mi è sembrato essere quello di affiancare, visto che questo autore è molto disponibile a venire in Italia anche tante volte, a lavorare con gli italiani, si è trovato benissimo con i ragazzi, con gli attori, ho pensato di affiancare, di fare doppio spettacolo, cioè di presentare questo spettacolo, questo testo che abbiamo tradotto e fatto in lingua italiana, che si chiama Tre Desideri, di farlo in giro con i nostri, attraverso i contatti che abbiamo creato, eccetera, eccetera, e di affiancare un monologo di Ben, che ovviamente sarà sopratitolato in italiano, e questo dà una qualità ancora in più al progetto. Quindi tutte le volte, progetto per progetto, cercare delle strategie che lo rendano un po' più appetibile al nostro mercato, che ci permettano di costruire delle strategie di relazione con realtà diverse. Shylock ovviamente interessava molto alle università perché ha anche una potenzialità didattica. Quindi di volta in volta trovare delle strategie di questo tipo. Un altro progetto molto interessante, un testo sempre di drammaturgia contemporanea, sempre cinque attori questa volta, un attore che si chiama Giorgio Colangeli, che è un bravissimo attore di cinema, è il protagonista di questo testo bellissimo che debutterà adesso tra due settimane, debuttiamo all'Elfo, quindi questi sono i progetti che ho, ma più che dirvi i progetti che ho, mi interessa far capire che di volta in volta ho dovuto trovare delle strategie per dare vita a ogni spettacolo che decidevamo con le compagnie con cui collaboro di produrre. E quindi da un lato proprio costruire un progetto peculiare per ogni spettacolo, dall'altro lato utilizzare quei progetti che fanno più da traino per dare forza agli altri. Queste sono state le caratteristiche fondamentali del percorso finora. Mi fermo dopo aver impappocchiato di chiacchiere, perché prima di andare avanti, cioè prima di approfondire, vorrei capire su che cosa magari ho incuriosito la vostra attenzione di più e quindi approfondire un argomento piuttosto che un altro. Prego. Ora
Questo è un problema in realtà, è una domanda che ho posto a tutti quanti gli altri docenti. Noi qui in Puglia abbiamo la capacità di autodistruggerci perché non riusciamo ad andare a braccetto e voglio dire, anche qui abbiamo visto un sacco di persone che anche sono venute, voglio dire che tutto sommato non riescono a fare rete, ma rete intesa anche come collaborazione. Allora vediamo, stiamo conoscendoti come una fonte in realtà incredibile di soluzioni altre che possono essere concatenate per realizzare qualcosa di artistico. Ora, questa capacità noi non ce l'abbiamo, magari potremmo immaginare di averla. Ieri dicevo infatti che il direttore dell'ERT, Pietro Valenti, sembrava venisse da Iperuranio e, o non so, da Saturno, eccetera, perché la facilità di, nel, come dire, nel raccontare uno scambio, non c'è, cioè, in qualche maniera noi lo possiamo immaginare, però nella concretezza non riusciamo a, a farlo nostro. Quindi, domanda, qual è, come dire, da dove si parte nel riuscire a coinvolgere un altro attore, non inteso come, insomma, sì, attore okay, di un altro attore che non sia di teatro, per fare in modo tale da metterselo di fianco e procedere insieme nella stessa direzione e non sgomitare come invece siamo bravissimi a fare. Ma guarda, non ne ho la più pallida idea, ti dirò qualcosa di molto cinico. La gente si avvicina agli altri perché ha bisogno di qualcosa, che è una cosa veramente, è la verità dei fatti. Il problema è che certe volte ognuno di noi cosa fa? Noi facciamo delle azioni e siamo mossi da uno scopo, però gli uomini fanno progetti, gli dèi sorridono, come si dice, nel senso che tu sei mosso da uno scopo, però in realtà poi magari ti accorgi che sei riuscito a fare qualcosa che non ti aspettavi rispetto allo scopo che ti eri posto in partenza. Quindi quando From è nata, la gente viene perché vuole da me qualcosa, cioè non è che c'è un, dici, voglio fare rete, ma di che? Voglio qualcuno che mi distribuisca gli spettacoli, voglio qualcuno che mi organizzi la tournée, voglio qualcuno, cioè questo, voglio qualcosa da te. Se io sono uno spazio, un operatore, io devo andare a venderti uno spettacolo, dai, te lo vendo a prezzo basso, l'anno scorso ho fatto un prezzo di favore, quindi quest'anno me ne prendi due. Cioè, è sempre un fatto proprio molto spicciolo che sta alla base di tutto questo. Il problema è che al di là di questo fatto molto spicciolo che muove tutto, poi però si creano delle cose inconsapevoli in questa cosa molto spicciola, cioè che molte compagnie che sono venute con un intento si sono poi molto autonomizzate, sono riuscite anche grazie a certe cose, per esempio appunto alcune di queste compagnie adesso hanno vinto una serie di bandi di produzione per cui riescono a sostenere le produzioni assolutamente da soli. Ovviamente Off-Rom dà un supporto nel contatto con gli spazi, ma se poi tu sei bravo quando vai a farti il contatto con quello spazio, non dopo ci vai da solo. Lì poi si tratta anche di capire quanto siamo legati io e te, quindi tu ti vuoi affidare a me, quanto invece ti dico adesso vai autonomamente, eccetera. Quindi in realtà la rete si crea nostro malgrado, e più noi siamo persone intelligenti e più siamo in grado di capire che è una risorsa il fatto di non aggrapparsi agli altri, ma di essere indipendenti e di usare gli altri come veramente una fonte di scambio. Ma all'inizio è sempre solo una necessità piuttosto anche mediocre, ma anche la mia è una necessità mediocre. Cioè io vado appunto dal direttore del teatro e gli dico: senti, ti è per 2.500 euro ti do 3 spettacoli, abbiamo fatto pari e patta la scheda tecnica, cioè parliamo già subito di cose pratiche, io do quello che a lui in quel momento serve. E lui si fida magari di me, nel senso che dice: ok, ti piglio Iaia Forte, me la fai a un prezzo di favore, allora io ti prendo anche la compagnia giovane che mi vuoi rifilare. Poi però magari che cosa succede? Che gli voglio rifilare la compagnia giovane, ma la compagnia giovane va meglio di Iaia Forte, cioè il pubblico piace anche di più. E quindi io ho raggiunto il mio obiettivo. Per cui ti direi che devi sempre capire che cosa puoi offrire e qual è anche in questa cosa che ti dicevo, From nasce come rete, ma la rete in realtà è successiva, nasce come supporto, quindi ti è che hanno tutti bisogno e poi la rete nasce successivamente al supporto. Prego. Io in questo momento sono in atto, cioè sto promuovendo un nuovo progetto. Sì. Ho firmato un accordo con la Mondadori per le quote di cessione per un testo
che è stato un argomento fortemente drammatico, non ho il capitale totale per produrlo, nel senso che io sicuramente ho una quota, e l'argomento che mi interesserebbe affrontare sono le coproduzioni in questo momento. Io sono in cerca di un coproduttore per questo progetto dell'anno prossimo, e se magari possiamo affrontarlo me l'aspetto un po' più approfondito, perché certo, nella essendo produttore indipendente, quindi la sono sempre vista da sola per tutto, da tutti i punti di vista. So che tu non ci sei nel pomeriggio, perché questo poteva essere una cosa più interessante da fare pratica anche, certo, devo anche sostenermi, devi sostenere attraverso l'insegnamento riesco a pagarmi le bollette, pagarmi gli affitti, per cui io, oggi è l'ultimo giorno di Natale, non potevo dire no ai miei allievi, mi ammazzano, e quindi magari se gentilmente troveremo un modo, se certo, magari darmi un cenno adesso, altrimenti magari poi attraverso no è giusto off. Solo che siccome stai parlando di una cosa che è proprio tua, personale, io se voi siete d'accordo farei ancora un po' di, ci stimolerei ancora un po' con delle questioni sui massimi sistemi e poi andrei ai casi specifici di ognuno di voi, perché se no magari secondo me ci sono una serie di aspetti che io non ho proprio toccato e che sfuggono totalmente. Cioè io ho solo parlato in linea teorica di che cosa ho fatto, ma adesso poi la ciccia qual è? Cioè nella pratica cosa dobbiamo fare? Approfondiamo un po' tutte le questioni pratiche che magari anche una parte di questo auditorio non conosce e poi andiamo nei casi specifici. Magari teniamo d'occhio l'orologio, così prima che tu te ne vada comunque questo argomento che hai lo affrontiamo e boh, prego. Allora io innanzitutto sono stato al Fanfulla Parabole fra i San Pietrini. Che ti sei visto? Io in realtà ero come diciamo supporto a Roberto Galano, Teatro dei Limoni. Ah, dai! Vabbè, lui è stato mio insegnante, quindi poi mio Bukowski, regista per 3 anni. Sì, e poi adesso siamo rimasti comunque amici. E tra l'altro era l'anno in cui io poi mi stavo diplomando in Accademia. Quindi la seconda edizione di Parabole è stata, lui è stato nella seconda edizione. 2013, sì. Allora, io sono stato a Roma e sono scappato per la realtà off di cui poc'anzi parlavi. E sono affascinato da quello che hai detto e da come si è evoluto questo progetto, però dal racconto che hai fatto io noto una serie di, chiamiamole, coincidenze, cioè di incontri che hanno dato una svolta. Esiste un modo per tradurre, o un approccio per tradurre questa cosa in un sistema, cioè in un... allora, non problema... mi piace il termine, però una catena di montaggio, cioè un approccio. Cioè tu dici, ecco, come potremmo provare a rendere questa esperienza una sorta di brand? Ripetibile, cioè darlo una cosa ripetibile. Ok. Ecco. Dipende sempre chi è che da dove poniamo il punto di partenza, cioè... chi è che vuole attivare questa esperienza? Qual è il soggetto che vuole rendere attiva questa cosa? E come si pone? Cioè, è evidente che non potrà essere la stessa cosa se il soggetto che vuole metterla in piedi è direttamente una compagnia o uno che si produce le sue cose. Cioè, l'esperienza di off-room, intendo. Una cosa poi è avere gli strumenti per poter provare a distribuirsi il proprio lavoro, per provare a farsi i propri contatti. Roberto per esempio è uno che ci prova con anche grande tenacia, insomma, hai fatto un esempio di una persona molto intelligente in questo senso. Però quindi quello è un discorso, mentre invece l'altro discorso è tu come ti poni come soggetto esterno, come eravamo noi, cioè né io né la mia collega Giulia avevamo voglia questa di fare. Domanda che un po' ricalca quello che ha detto. Esatto. Come poterlo riprodurre? Non lo so. Secondo me, ecco, allora intanto bisogna fare una cosa alla volta, credo. Cioè perché io non è che non ce l'ho la ricetta per questa cosa, però ti dico quello che secondo me bisogna fare. Una cosa alla volta. Quindi cioè decidere, non avere una fretta spasmodica di arrivare subito perché tanto non arrivi da nessuna parte e soprattutto se quello che vuoi costruire è un meccanismo di collegamento virtuoso tra le realtà, gli spazi eccetera eccetera, la prima cosa è decidere qual è il punto da cui voglio partire. Un'ottima idea è partire da una rassegna. Per quale motivo? Perché la rassegna ti dà la possibilità di comunque collocarti su un territorio, perché uno spazio di partenza ci vuole per forza, cioè anche se poi lo abbandoni non è che ci devi rimanere ancorato dentro. Ti permette di farti conoscere a un pubblico, di costruire una serie di contatti. Consiglierei di non essere per forza impiantati a livello locale, perché il teatro non è una cosa locale in Italia,
a Londra lo è, perché per esempio, faccio un esempio, perché a Londra gli spettacoli sono prodotti per stare fissi nello stesso teatro per un anno intero, e ma noi siamo dei girovaghi, siamo ancora dei comici dell'arte, siamo un popolo girovago, quindi non possiamo pensare di costruire solo cose a livello locale, ci sono delle cose che localmente sono fortissime, ma devono abbracciare tutto quello che ci sta intorno per forza, guardare e provare a dialogarci, è fondamentale, se no non... Però partire da una rassegna potrebbe essere un'ottima cosa, ti devi fare un quanto una casa e fare un sacco di sacrifici anche economici. Noi non abbiamo guadagnato niente per tutti i primi 2 anni di lavoro. Io ho cominciato quest'anno, ho visto i primi utili del mio lavoro. Infatti ho detto quest'anno sono anche in grado di capire se posso permettermi un'altra persona, se devo continuare a lavorare da sola, eccetera, eccetera. Perché mi ci vuole un po', poi ci sono altre problematiche che magari affronteremo, come il problema che il denaro non arriva mai quando deve arrivare, ma sempre dopo, quindi c'è un incasso, un guadagno virtuale, uno reale, e sono un'altra serie di problematiche che si aprono. Però per poter fare un progetto di rete, di comunicazione tra spazi, se questo è quello che intendi, tra spazi, gruppi, artisti che si diano supporto vicendevole, la cosa più importante è scegliere il punto di partenza. Sceglierlo sulla base delle risorse che si hanno in quel momento, perché non te lo scegli teoricamente. Cosa ci abbiamo? Allora, il caso loro, ci abbiamo uno spazio con cui abbiamo un legame che ci ospita a fare una rassegna, mi piacerebbe ampliarla, mi diceva lui prima, ampliala perché è fondamentale, cioè bisogna trovare le... e quindi quali sono le problematiche per ampliarla? Devo lavorare sulla promozione, perfetto, apriamo quel capitolo lì e vi posso raccontare, cioè però partire sempre da un punto, il punto deve essere come ci presentiamo all'esterno, cioè cosa facciamo per dire ok ciao siamo arrivati, siamo qua. Come ti presenti è fondamentale per quello che sarai dopo. L'apparenza. Sì, certo. Esatto, è quello che poi andrai effettivamente a fare. Certo. Assolutamente. Quello è assolutamente fondamentale. E poi è fondamentale anche capire tra le relazioni che riesci a creare quali sono importanti e quali no. Un'altra cosa fondamentale è farsi una... armarsi di santa pazienza, farsi la carta freccia e girare con il treno, con la macchina, con quello che cavolo vi pare, come dei poveri dannati, perché non c'è nessuno che ti ascolta se gli mandi una mail o se gli telefoni. La gente va incontrata vis-à-vis, non c'è altro modo. Io odio guidare la macchina, la guido di giorno, di notte mi viene l'attacco di panico, quindi viaggio in treno. Sempre, cioè ma sempre, tutti gli operatori, direttori di festival, di circuiti, ma i direttori degli spazi piccoli anche proprio, che poi sono quelli che ti danno delle soddisfazioni enormi, perché in questa mia fulgida carriera ho trovato degli spazi incredibili, ho trovato uno spazio a Terni con un ragazzo che ha un progetto pedagogico con, anzi Acqua Sparta, che è un comune più piccolo in provincia di Terni, che lui è un musicista, ha studiato chitarra fuori, poi è ritornato ad Acqua Sparta, vedeva tutti questi ragazzini che perdevano tempo in mezzo alla strada durante il giorno, non studiavano, ha preso il vecchio negozio di un fruttivendolo che aveva chiuso, l'ha fatto diventare uno spazio polivalente dove il pomeriggio insegna chitarra, la sera fa proiezioni, eccetera, e fa una rassegna teatrale dentro il negozio del fruttivendolo. Ti dà un'ospitalità della Madonna quando vai con le compagnie, perché mangi con la cucina di sua madre, che veramente qualsiasi ristorante gli fa un baffo, e dormi a casa sua ma comodamente, perché ti cede le sue stanze al piano di sotto, quindi lui fa con i mezzi che ama, fa benissimo. Quindi voglio dire, incontri da questo al direttore, appunto al signor Valenti, ma potrei citarvi direttori di qualsiasi cosa, cioè io piano piano mi sono fatta un po' tutta l'Italia. Ovviamente è molto importante il biglietto da visita con cui ti presenti. Non diciamoci stronzate, se non avessi avuto lo spettacolo di Paolo Sorrentino, tanti appuntamenti io non li avrei avuti. Per questo per me è stato determinante quell'incontro con Pierfrancesco, che ancora oggi è il mio principale socio, però ognuno di noi ha mantenuto la sua identità, perché io non voglio fare solo quel teatro, voglio fare il mio progetto, che è quello delle compagnie indipendenti, eccetera, eccetera. Però mi è utile, ecco, vedi ancora la cosa, io ho bisogno di te perché mi servi, è così.
Volevo chiederle una cosa: quanto ha inciso e quanto incide nella prima esperienza la centralità di Roma, inteso come, Roma centro della stampa, centro di critica, centro di, a differenza magari di Bari che c'era certo. un critico o no, una hai stampa ragione. Quello ha inciso, quello ha inciso per questo primo punto di partenza, che è stato quello, cioè se partiamo per esempio da una rassegna come nel caso di Off From, che ha avuto quel punto di nascita lì, perché un altro punto potrebbe essere, cioè uno, non so se conoscete un signore, ragazzo che si chiama Corrado Russo, che lavora come distributore, anche lui adesso ha fatto una sua società, si è affiliato a questi privati che hanno costruito uno spazio mega galattico teatrale stupendo, sono solamente degli immobiliaristi molto ricchi a Catania, e ha costruito a Catania, che non è certo il centro d'Italia, insomma, voglio dire, è una città sicuramente importante ma periferica rispetto... Ha costruito una stagione in questo teatro di Catania molto interessante, invitando anche molto sperimentale, puntando a compagnie in questo spazio, ripeto, meraviglioso, sempre stracolmo di gente, e la scissa dalla sua attività di distributore, ma ovviamente gli è stata molto utile, perché attraverso questa rassegna lui si è costruito una serie di contatti e adesso piano piano arriva a distribuire una serie di gruppi anche molto interessanti, si sa muovere con grande abilità nei contatti con gli operatori. Quindi voglio dire, lui è partito da un altro presupposto, ha scelto di affiliarsi ad una realtà locale, però in quel caso ha puntato, diciamo, a già una realtà privatamente molto ben sostenuta, diciamo, quindi non ha certo fatto una cosa dal basso, e ha costruito attraverso quello il suo progetto, diciamo, di organizzazione e distribuzione. Fare invece una rassegna dal basso, come è stata Parabole fra i Sanpietrini, anzi dal bassissimo proprio, in un contesto come quello di Bari, sicuramente è molto più difficile, perché servono delle risorse economiche più grosse se si vuole per esempio attirare l'attenzione della stampa, piuttosto che... Considerate che in Parabole è successo tutto inconsapevolmente, nel senso che ovviamente noi cosa abbiamo fatto? Quando abbiamo trovato quello spazio abbiamo fatto una conferenza stampa, a cui ovviamente non è venuto nessuno, se non i giornalisti giovani delle testate web, quelli anche per esempio con Teatro e Critica, che è una rivista online abbastanza attiva, abbiamo fatto una partnership proprio, cioè loro ci garantivano tutte le volte le recensioni e la copertura delle recensioni per tutti gli spettacoli che erano ospiti, la presentazione eccetera eccetera, a loro si sono aggiunti il Tamburo di Katrin eccetera eccetera. Molte di queste testate web stanno prendendo piede in tutte le città d'Italia. Ora Teatro e Critica non credo che abbia un referente barese o comunque pugliese, non lo so se ce l'ha. Alcuni ce l'hanno, sicuramente Saltinaria ce l'ha, sicuramente ce l'ha, cioè insomma ci sono delle... Bisognerebbe capire che cosa c'è nella nel vostro piccolo, nel locale che può essere coinvolto, e capire che tipo di partnership si possono sostenere. Noi non abbiamo mai cercato con Parabole un dialogo diciamo ufficiale con gli enti o i teatri più istituzionali, però dopo un po' che si era sparsa la voce è venuto Calbi a vedere degli spettacoli, cioè, ma venivano spontaneamente, si facevano la birra al Fanfulla e poi si vedevano lo spettacolo. Noi non abbiamo cercato un dialogo diretto con questi, però è ovvio che lavorando bene a livello di promozione poi se ne parlava, gli operatori venivano. Ovvio che sul locale è tutto più difficile, ma non è impossibile costruire delle relazioni. Bisognerebbe, se volete possiamo approfondirlo, capire che mappatura avete qua, quali potrebbero essere eventualmente le realtà che si potrebbero coinvolgere in un'ipotetica esperienza simile da fare in questo territorio, e come potremmo lavorare per cercare di ottenere il massimo da quello che c'è qui. L'apertura a quello che viene da fuori, non credete che a Parabole siano venuti, a parte le compagnie, tantissimi operatori da fuori. Però ovviamente il fatto che sia Roma dava più risalto a questa cosa. Questo non è che posso dirvi che non è vero, ma non è impossibile. Allora, ciascuno ha sicuramente un percorso personale ricco di obiettivi, di aspirazioni. Quindi a volte si dice l'appetito viene mangiando, no? Perché uno prima realizza qualcosa di piccolo
e poi magari man mano vede di cosa è capace e in che cosa riesce ad avanzare, no? Quindi vorrei chiederle semplicemente qual è il suo, perché sicuramente ha seguito una sua voce guida. Puoi dare del tu che c'ho l'ansia. Hai seguito sicuramente una voce guida, diciamo, no? Quella magari della tenacia per andare avanti. Mm. Quindi quale, che cosa consiglia a cosa consigli a prescindere? No, allora, cosa consiglio? Consiglio sì, assolutamente di non demordere, perché tanto non c'è senso farlo, ma figuriamoci, ripeto, per me il fatto di che mi continuassero a dire che eravamo in un periodo di crisi, a parte che la crisi è stata la mia fortuna, ma ve lo dico proprio fuori dai denti, nel senso che io veramente questo lavoro non lo sapevo fare, ho imparato piano piano a farlo, adesso devo dire che sono anche soddisfatta delle cose che ho imparato a fare, abbastanza, mai quanto vorrei, ma abbastanza. Però voglio dire, nessuno, cioè io ci ho avuto fortuna perché sono pochissimi quelli che fanno il mio lavoro adesso in questo momento, quindi ovviamente io copro un'esigenza che in questo momento il mercato culturale ha, anche se poi non ha il supporto per poterla, diciamo, darle un valore economico giusto rispetto a quello che chiederebbe da questo tipo di figura come quella che posso offrire. Per cui sono stata fortunata, la crisi mi ha aiutato, quindi secondo me non bisogna mai appoggiarsi a dei falsi miti, è sbagliatissimo dire non posso perché non c'ho i mezzi, non si può fare, niente non si può fare, anzi in questo mestiere qua che abbiamo scelto, che è quello diciamo dell'ambito culturale e in particolare quello teatrale, che forse è veramente le briciole delle briciole delle briciole del sistema culturale, possiamo veramente fare molto con poco. Anche l'esperienza dell'ERT è partita da, non so, ieri se avete seguito la giornata, comunque insomma loro sono partiti dal basso anche loro, cioè tutti partono dal basso, lascia perdere che l'hanno fatto in un'altra epoca, in un'altra Italia, ma noi possiamo veramente costruire molto, quindi tenacia rispetto ai propri obiettivi, occhi e orecchie molto aperte e soprattutto non essere mai saccenti, nel senso mettersi molto in discussione, che non vuol dire dire no faccio schifo, non so fare, vuol dire semplicemente ascoltare molto i consigli degli altri, pensare che si può anche contraddire una cosa che si è detta fino a un secondo prima, se in quel momento lì abbiamo capito che prima abbiamo sbagliato, ammettere l'errore è fondamentale. Queste sono tutte cose che io mettendole in pratica ho notato che... E poi non ripetere mai due volte lo stesso errore, cioè sbagli una cosa, è inevitabile che la sbaglierai, che farai una cavolata enorme, sia con, non so, con l'operatore che sbagli, fai una... oppure non stai attento e ti dimentichi una cosa quando devi fare il coordinamento di una tournée, oppure hai curato male la promozione di uno spettacolo. Benissimo, capisci dov'è l'errore e rimedialo dalla volta dopo, quello ti aiuta a registrare anche esattamente i passi che devi fare per non per sbagliare sempre di meno, no? Per non sbagliare. Però magari possiamo anche fare delle, cioè non so se cosa vi interessa di più, ho capito lei mi parlava di questo discorso produttivo che è molto interessante, non so se ci sono alcuni di voi che sono più interessati all'aspetto diciamo della distribuzione e quindi vi interessa capire di più un esempio di quella, cioè ditemi dove volete che vada a parare, io vado. Abbiamo creato questa nuova compagnia, quindi abbiamo cercato di fare anche all'interno organizzazione, vendita, ed è un macello perché fai ok, quindi voi avete per esempio questo è un altro problema, tu ci sei anche oggi pomeriggio? No. Ah vabbè, quindi però dovrebbe venire una mia collega. Vabbè. Ci diamo il cambio oggi. No, perché sennò tutto stamattina non ce la faccio. Ok, va bene. Allora no, ok, va bene, è interessante. Quindi messo in maniera più, diciamo, generale, senza parlare del vostro caso specifico, il problema è come facciamo ad addentrarci nei meandri. Perché chiaramente tu hai il tempo, devi fare le prove, però poi devi mandare avanti lo spettacolo, quindi poi devi venderlo.
devi capire dove andare a trovare gli spazi, insomma tutto quello. Allora, dunque, anche qua la differenza che c'è tra la mia esperienza e l'esperienza di un gruppo indipendente è quella che vi ho detto, cioè io, la mia fortuna è stata a un certo punto individuare il fatto che, visto che io dovevo essere una figura di collegamento tra tanti gruppi insieme, se io puntavo ogni anno su un progetto commercialmente più vendibile potevo costruire un qualcosa. Questo però cosa mi ha fatto? Mi ha permesso di costruire da zero un database di contatti. Allora, intanto è importante, ecco, un'altra cosa che è importante, che ho dimenticato di dire prima, è essere molto ordinati in questo lavoro. Io non sono ordinata per niente, ho imparato a essere ordinata, perché ero veramente uno schifo all'inizio. Cioè, nel senso, salvavo i documenti, poi mi scordavo dove li avevo messi. Cioè, una cosa veramente allucinante. Vabbè, non ho parole per descrivermi. Però quello è importante, è molto importante essere ordinati in questo lavoro, perché poi ci torna utile, cioè trovare dei modi per organizzarci. Allora, lì mi ha aiutato molto avere un metodo di studio, perché come sai fare a studiare, ti organizzi per arrivare e non arrivare con l'acqua alla gola all'esame, allo stesso modo puoi applicare questa stessa cosa che hai imparato al lavoro che poi vai a fare, soprattutto se non sei in un ufficio dove c'hai già le cose già belle fatte. Quindi mettiamo che siamo una compagnia che deve cominciare a cercare di vendere un proprio spettacolo. Qual è la prima cosa che andiamo a fare? Intanto, vabbè, c'è il problema di dove debuttare, perché da una parte dobbiamo cominciare. Quindi debuttare subito, una cosa fondamentale che vi posso dire, ma che ecco, sarà nuova come l'acqua calda, è il fatto che da subito è necessario avere delle buone foto, un buon promo video e un buon video integrale. Sono delle cose veramente fondamentali, veramente banali, cioè, però sono fondamentali. Fatti bene vuol dire non fare quelle schifezze che io ho fatto un miliardo di volte, cioè la telecamera di mio cugino fissa che si vede il filmato che poi salta, perché per quanto l'operatore ti dice sì vabbè, ma tanto io me lo guardo, com'è la ripresa, questo può succedere nel caso è già convinto di prenderlo, ma se non vi conosce e non c'è modo di farlo schiodare dalla sedia e farlo venire a teatro, che sarebbe la cosa migliore, il video deve essere buono. E soprattutto è necessario fare un promo della durata media di 10 minuti, perché quello è la capacità di attenzione media di un operatore, dopodiché mollano, anche se è un capolavoro. Faccio una cosa mi riferimento a questa tipologia, il montaggio di questo video, parliamo di drammaturgia teatrale, non di scienza cinematografica, perché è una cosa molto diversa, consigli rispetto alla tipologia di promo. Allora, ci sono. Primo piatto, in Italia parliamo di una sequenza di battute di dialogo, finché un monologo già possiamo. No? Allora, io quello che consiglio, cioè, perché poi in tutto questo, al di là della strategia, c'è anche il valore dell'onestà, che secondo me è sempre fondamentale, perché non ce lo dimentichiamo, non parliamo solo di strategie, allora, il teatro è teatro, quindi fare un gran montaggio significa fare un'altra cosa, significa snaturare, a meno che non stiamo facendo un film di uno spettacolo teatrale, ma allora non è mirato al fatto di vendere delle date. Quindi io consiglio nel promo di 10 minuti di mantenere delle scene abbastanza lunghe, semmai se vuoi far vedere dei pezzi dello spettacolo, però comunque mantenere una cosa abbastanza lunga. Ovviamente il fatto di fare un video con due telecamere è ovvio che è un investimento economico, almeno che voi non siete già muniti di qualcuno che lo faccia, però un altro servizio fondamentale che stanno facendo a Roma, fondamentale, e che io vorrei che venisse fatto in tutte le regioni, infatti sarebbe interessante capire come, hanno fatto una piattaforma che si chiama E-Performance, c'è proprio un sito E-Performance TV, sono quelli che avevano il vecchio teatro Colosseo. Praticamente loro vanno a riprendere gratuitamente tutti gli spettacoli teatrali, fanno ovviamente una ripresa a camera fissa, però la qualità è abbastanza buona e volendo poi, se tu integri con un sovrapprezzo perché vuoi il tuo video privato, ti vengono anche con due telecamere, però poi dopo li paghi la telecamera in più e tutto quanto. Loro pubblicano, facendoti firmare una liberatoria, pubblicano il video su questa piattaforma, così direttamente chi vuole se lo va a vedere. Hanno dei problemi a promuovere questa cosa qua, secondo me, a farla diventare, dovrebbe essere proprio una cosa che serve per fare distribuzione.
Oltre a questa esperienza di e-performance che vi consiglio di andarvi a vedere, esiste un bando che forse se siete un po' addentro conoscete, che si chiama Inbox, che è un bando di cioè di distribuzione, praticamente quello che dà alle compagnie che vincono sono delle date, 7-8 date quest'anno mi sembra, attraverso diversi teatri che si sono consorziati, quindi anche quella è una forma di rete. E come si fa a essere selezionati? Si carica il proprio video su questa piattaforma. C'è una scadenza per caricare il proprio video, vengono selezionati da una lista di operatori, quelli che vincono hanno una circuitazione con delle date più o meno a cachet di 1.000-1.200 euro, che sono dei cachet dignitosi. Parlavo l'altro giorno proprio con il direttore di questo teatro, che è uno di quelli consorziati con Inbox, che è il teatro di Soliera in provincia di Modena, dove siamo stati l'altro ieri, e lui mi diceva: mi sto rendendo conto che anche Inbox ha dei problemi, cioè non si è posto delle difficoltà pratiche, cioè ci siamo messi tutti insieme, abbiamo, loro hanno un finanziamento ovviamente da parte dell'IMAIE, mi sembra, non mi ricordo che altro, per la realizzazione del bando, in più mettono una parte di quello che loro, cioè visto che loro prendono già spettacoli a cachet nelle loro stagioni, uno di questi spettacoli è uno di quelli di Inbox. Però con questi cachet di 1.000-1.200 euro non tengono conto di qualche cosa di molto importante, cioè non è che adesso siccome c'è la crisi dobbiamo tutti fare gli spettacoli con due persone o una. Se uno vuol fare uno spettacolo con 7-8 attori, ovvio che 1.200 euro diventano veramente pochini. Allora, se al momento non ci sono per quest'anno le risorse per aumentare i cachet perché non ce li hanno proprio fisicamente, molti si sono attrezzati per trovare dei modi di rendere più sostenibile, cioè comunque stanno pensando di farlo per il prossimo anno chi non l'ha già fatto, cioè offrono vitto, alloggio, che già sono un'ammortizzazione delle spese abbastanza grossa rispetto alla compagnia, e alcuni altri che se lo possono permettere l'agibilità EMPALS, che è un altro costo che a livello fra contributi, cose, le paghe, insomma, boh. Quindi cioè, si stanno ponendo anche loro tutta una serie di problematiche che tutti noi nell'affrontare quotidianamente il problema dell'andare in giro ci poniamo. Quindi il video è importante non solo per partecipare in box, comunque per farlo vedere a chiunque vogliate è fondamentale. Le foto sono fondamentali e il modo in cui vi presentate è fondamentale. Ripeto, la cosa migliore è andare a rompere le palle alla gente faccia a faccia. Quindi ci vuole un investimento economico, se non altro in mezzi pubblici o in macchina, benzina, autostrada. Se torniamo al discorso che mi chiedeva lei di distribuire, stiamo sulla distribuzione in questo momento. È difficile distribuire i lavori che si fanno, lo so. Allora, la prima cosa è questa: se io mi faccio uno spettacolo di cui sono il regista o l'attore, andare a dire prendi il mio spettacolo è una rottura di scatole, a meno che tu non sei un genio a farlo, e ci sono dei geni. Vi farei, osservate molto, ecco un'altra cosa importante, salto di Paolo in Frasca ma è tutto legato, osservate molto se siete una compagnia che vuole cercare di addentrarsi in questo meandro della distribuzione, i siti delle altre compagnie, che se sono dei siti intelligenti hanno pubblicato le tournée che fanno con gli spazi, alcuni sono talmente avidi, schifosamente avidi, che dicono io non pubblico la mia tournée perché non voglio far sapere agli altri in che spazio vado, che è una cosa orrenda, veramente orrenda, però qualcuno lo pubblica. Vi faccio un esempio di un gruppo che rimanga qui tra noi, e se vi piace tanto perdonatemi, a me non piace molto qualitativamente, ma trovo che siano geniali dal punto di vista della comunicazione e della vendita, che è Carrozzeria Orfeo. Se voi guardate il sito di Carrozzeria Orfeo, hanno una tournée che è invidiabile, perché la mente di Gabriele Di Luca, fondatore ma anche poi regista e attore degli spettacoli, è una mente malata, interessantissima. Lui perde tutta la vita a costruire contatti con direttori di festival, cioè lui si vende benissimo, è capacissimo. Ma è un caso abbastanza raro, perché, e qui non voglio neanche imputare la colpa a chi fa l'artista, perché uno giustamente dice mi devo dedicare a fare i miei lavori, mi sento anche in imbarazzo ad andare dall'operatore e dire. Quindi sarebbe importante individuare all'interno di ogni gruppo una figura che lo fa. E questo darebbe anche la possibilità di aumentare un po' i mestieri, perché non è che tutti devono far tutto, cioè è giusto che io ho cominciato a appassionarmi al teatro grazie a un gruppo che si chiama, vicino al signor Pietro Valenti, che è il Teatro delle Albe a Ravenna. Loro non collaborano direttamente, ma io ho cominciato, sono di Forlì, sono romagnola,
e ho cominciato ad appassionarmi al teatro grazie al Teatro delle Albe. Attraverso un progetto universitario ho potuto scrivere un libro su Marco Martinelli, che è il fondatore, e ho studiato il loro modo. Loro cominciavano a prodursi negli anni 80 gli spettacoli da soli, ovviamente se li vendevano, avevano all'interno Marcella Nonni, che era all'inizio un'attrice della compagnia, poi piano piano lei ha capito che gli piaceva di più l'aspetto organizzativo. Adesso sono una delle realtà più importanti nel panorama teatrale contemporaneo, gestiscono due teatri a Ravenna, hanno la direzione artistica della Alighieri e hanno il loro spazio di produzione che è il Teatro Rasi, girano all'estero come non mai con progetti importantissimi, hanno creato il progetto Arrevuoto a Scampia, quindi voglio dire, sono una realtà che veramente dal locale è passata all'europeo e anche all'extraeuropeo con grande abilità di contatti. Ma loro come hanno fatto? Avevano una figura interna che all'inizio erano ragazzi, facevano un po' tutti tutto, poi ognuno si è preso bene il suo ruolo e Marcella si occupa dell'organizzazione, della distribuzione, adesso poi hanno un organico di 10 persone perché se lo possono permettere, ma all'inizio era lei che faceva la parte organizzativa. Quindi secondo me la cosa importante, laddove non ci sono tanti off-room, che comunque io mi auguro che sorgano, perché sarebbe veramente interessante vedere, anche poi per me mi piacerebbe da morire lavorare con qualcuno che fa la stessa cosa da un'altra parte, eccetera. E vi consiglio di individuare all'interno del vostro gruppo una figura che si voglia prendere questo carico. Ripeto, aumentiamo il mercato, anche le figure professionali che vengono richieste, che sono importanti, quindi perché non farlo? E, quindi questo sì, Carrozzeria Orfeo ha in quel caso una referente, se guardiamo il loro sito, per la distribuzione, però in realtà è lui che fa tutto. Poi cito loro perché mi sembrano uno dei più interessanti esempi di capacità di autodistribuirsi che abbiamo in questo momento tra gruppi che nascono proprio così, nell'indipendenza totale. E, quindi video, quindi foto, quindi individuare una figura che lo faccia e poi cominciamo a costruire questo database. Se abbiamo qualche amico generoso che è un po' più avanti di noi nel lavoro e che ci dà il suo database, come è successo a me con Pierfrancesco, che mi ha dato il suo, cioè mi ha dato un file Excel dove c'erano divise per regioni, dividete sempre per regioni tutto, perché sennò non ci capite niente. Si prendono tutte le regioni, per ogni regione si fa un elenco di spazi. La casa editrice Editoria e Spettacolo pubblica tutti gli anni un libro che si chiama Teatro e dintorni. Teatro, costa un sacco di soldi adesso, peraltro. Esatto. E no, e anche però adesso un database che ti manda online, ancora più aggiornato. Che ha dei contatti, però il database che ti manda adesso Editoria e Spettacolo, se vuoi a casa, costa 120 euro, è proprio una ladrata che io non. Però dice che ha dei contatti molto più, perché ovviamente poi. Non l'ho comprato evidentemente, ma anche perché non mi fido del fatto che dicono no, ma questi qui sono proprio i contatti diretti, che vuol dire che mi dai il numero di cellulare, non me lo puoi dare ovviamente, non è che mi puoi scrivere Pietro Valenti 339, non me lo puoi dire, no? Quindi 400 euro per cosa li sto comprando? Esatto. Fatevelo voi, ovviamente come funziona? Che all'inizio faranno schifo i vostri contatti, cioè andrete a copiare quello che c'è nei siti, prendiamo il sito del Teatro Stabile di Torino, faccio un esempio, andiamo a vedere chi c'è, poi magari lo possiamo anche fare, troviamo che il direttore artistico è Mario Martone, ci sarà una mail ufficiale della direzione artistica, poi ci sarà una referente dell'organizzazione e programmazione, che in questo caso si chiama Barbara Ferrato, esiste una mail. Peraltro credo nello specifico del Teatro Stabile di Torino che non siano pubblicati neanche gli indirizzi mail, perché ci sono degli enti, soprattutto quelli più grandi, che non pubblicano gli indirizzi mail, hanno un indirizzo generale con scritto info, chiocciola, oppure, e lì proprio siamo nei meandri del casino, dobbiamo proprio cominciare da zero. Quindi è ovvio che io sono stata avvantaggiata, ma potete esserlo, questa è una cosa che ci arriviamo tutti, nel senso che chiunque può arrivare piano piano a conoscere degli amici che hanno dei contatti. Essere molto svegli nel raccogliere contatti tutte le volte, quindi gli occhi, orecchie aperte, si va in un teatro, prendere bene il contatto, si incontra uno, lasciami il tuo biglietto, dammi.
è una rottura di palle enorme, però io ho deciso per esempio che mi ci dedico 3 giorni a settimana, così poi dopo faccio anche una vita normale in cui non mi preoccupo di chiedere il numero di telefono a tutti, perché meno che non è strettamente necessario, perché effettivamente è un po' alienante, però ci aiuta a costruirci questa rete di contatti che è fondamentale. Ora, vi sembrerà una cosa preziosissima, sto andando proprio in questioni molto pratiche, ma se vi annoiano cambio, sarà una cosa preziosissima vedere che magari riusciamo ad arrivare a un numero di cellulare, ma se non ve l'hanno dato personalmente non lo usate subito. Cioè, mettiamo che un nostro amico ci dà il numero di cellulare di, che ne so, Mario Martone, appunto. Se io che non conosco personalmente Mario Martone uso il suo numero di telefono e cellulare, mi gioco quella carta, che cioè, ma che cacchio vuoi, chi sei? Anche se ci me l'ha dato Pinco Palla. A meno che non hai una carta preferenziale, cioè appunto me l'ha dato Iaia Forte che lavora con te, amica tua, e siamo stati a cena l'altra sera, non è il caso di utilizzare il numero di telefono cellulare del signor Mario Martone. È necessario più che altro fargli arrivare appunto magari prima la mail attraverso i canali ufficiali e poi semmai mandare un messaggio al cellulare, ma dopo che si è riuscito a, si è ricevuto, siamo sicuri che ha ricevuto la mail ufficiale in cui gli si ricorda se vuol venire a vedere lo spettacolo, eccetera. Ma prima di tutto, anche se si hanno i numeri di cellulare, vale la pena provare a farsi vedere vis-à-vis a qualcuno. Io per esempio questo spettacolo, vi faccio un esempio pratico per farvi capire, questo spettacolo con Giorgio Colangeli che adesso andrà all'Elfo. L'Elfo è un teatro a Milano molto interessante, secondo me, in cui varrebbe la pena di provare ad ambire ad andare. Ha una stagione dedicata ai giovani che si chiama Nuove Storie, nella sala più piccola. È il terzo anno che lavoro con loro, ma all'inizio non avevo contatti e ho cominciato provando a proporre questo spettacolo con Giorgio Colangeli che mi sembrava perfetto. Però non avevo nessuna spinta, perché sono riuscita ad andarci con quello della Cruciani, perché ci ha molto aiutato il fatto che Di Gianmarco fosse un sostenitore, quindi lì la critica ti aiuta. Con lo Stabile di Genova perché avevamo la coproduzione, con questo non avevo niente. Quindi come faccio? Guardo dov'è in tournée Elio De Capitani, perché poi De Capitani non sta mai in ufficio perché gira, cioè non, quindi tu puoi andare da quella che programma e che ti dice sì, adesso glielo faccio vedere, però non lo sai. Caso voleva che io abito a Torino, lui fosse ad Asti, prendo la macchina, che odio guidare, vado ad Asti, entro nel, conoscevo la sua organizzatrice, diciamo, di compagnia, la tour manager che ha fatto l'università con me, quindi ci siamo incontrate, poi casualmente ho scoperto che lavorava per lui, e sono andata in camerino dopo lo spettacolo con il computer e gli ho fatto, ho messo play e gli ho fatto vedere il promo. Non avevo altro modo se non quello di gli è piaciuto e lo spettacolo adesso è in stagione. Però tutto questo richiede uno sforzo, che non è solo alzare la cornetta, ma andare fino a Asti, rompere le palle a questo poveretto dopo che ha fatto 2 ore e mezzo di spettacolo, però almeno ha apprezzato forse la tenacia, credo, che ho avuto in quell'occasione di aspettarlo col computer aperto. E il promo durava fortunatamente 5 minuti, vedete che la durata è fondamentale, perché se poi ti trovi in una situazione come quella non puoi occupargli più di 5 minuti della sua vita. Quindi questo è fondamentale secondo me. Il database si costruisce piano piano, pazienza, niente ansia, si arriva. Cosa ho fatto? Quando non avevo contatti, col primo spettacolo, che è quello che vi avevo detto che mi era molto piaciuto della tournée, del primo Parabole, che era questo testo americano a 2 attori, che mi sembrava interessante perché mi sembrava che potesse essere uno spettacolo molto popolare, cioè se lo portavamo in dei teatri in cui non c'erano addetti ai lavori, tipo che ne so, a Poggi Bonsi, piuttosto che nel comune piccolo dove c'erano i vecchietti, poteva divertire comunque. Era uno spettacolo molto interessante anche per invece quelli più scafati, gli spettatori diciamo più esperti, quindi mi sembrava un buon target di spettacolo e loro delle persone molto carine e malleabili a lavorare per fare un tour de force, l'abbiamo chiamato, il primo tour che abbiamo fatto di quello spettacolo. Cioè non avendo io ancora contatti importanti di nessun genere e non avendo ancora loro un nome spendibile se non essere 2 bravi attori diplomati al Teatro del Stabile di Genova,
abbiamo deciso di fare questa tournée per spazi off, appunto. Abbiamo incontrato Acqua Sparta, abbiamo incontrato uno che fa il teatro a casa sua a Siena, se in un appartamento si è fatta il teatro questa, e delle veramente dei posti incredibili. E lì ho cominciato a organizzare la mia prima esperienza di tournée, quindi renderla economicamente sostenibile, mettere, incastrare bene tutte le date per fare in modo che economicamente ci tornassero. Le date in cui noi andavamo avevano cachet che oscillavano tra quello che ci è andato meglio 600 euro, quello che ci è andato peggio 150 euro, anche 50 euro abbiamo fatto una sera. Abbiamo fatto delle repliche a cappello, cioè andavamo proprio, ci offrivano da mangiare, da dormire e noi mettevamo il cappello alla fine dello spettacolo. Per me era fondamentale che una compagnia fosse disposta a fare questo esperimento con me, si fidasse della mia follia al primo anno. Abbiamo fatto 45 date. Per me era importante provare, ovviamente il tipo di spazi ve lo sto dicendo, erano questi, non è che non parlo di festival importanti o di chissà che cosa, però è stata un'esperienza anche umanamente interessantissima, che peraltro mi ha permesso di conoscere degli spazi che sono molto cresciuti. In questa esperienza con questo testo, vi faccio solo un esempio, abbiamo incontrato uno spazio ad Aprilia, vicino Roma, che non conoscevo, aveva appena aperto. È un'associazione di ragazzi che ha preso questo capannone industriale, ne ha fatto una sala teatrale, lo spazio è molto grande, quindi oltre alla sala teatrale hanno aggiunto una falegnameria, due sale prove, una palestra, fanno corsi ovviamente per sostenersi oltre che le loro cose, ma quando una sala di registrazione, perché sono un gruppo che a metà suona e a metà fa teatro, e quando l'ho visto ho detto ma voi dovete fare residenza, cioè voi dovete offrire alle compagnie che a Roma pagano degli affitti tremendi per allestire gli spettacoli lo spazio in cambio di una replica gratuita, visto che fate una stagione e peraltro hanno sempre questo teatrino pieno perché hanno un sacco di ragazzi, studenti eccetera. L'hanno fatto, adesso loro hanno cominciato con noi facciamo sempre almeno un allestimento all'anno da loro, ma non lo fanno solo con noi, lo fanno anche con altri. E stanno diventando, oltre che una realtà locale, un centro di produzione. Ma perché non farlo, voglio dire? Quindi è stata molto utile quella prima tournée. Non abbiate paura di sporcarvi le mani, anche perché umanamente è un'esperienza fantastica. Incontri gente pazzesca, che magari non sono i classici addetti ai lavori, sono degli appassionati di teatro, ma persone meravigliose che fanno dei mestieri impensabili, un ex medico che in questo cascinale toscano mette sul teatro e poi ci fa dormire in cantina, cioè delle cose abbastanza allucinanti. Però devo dire bello, quindi abbiamo cominciato qui, il mio database all'inizio era Acqua Sparta, Aprilia, il cascinale, la signora che a casa sua faceva teatro, i primi spazi off anche interessanti che c'erano, citavo prima loro i carichi sospesi a Padova che sono un bellissimo spazio, sono un circolo arci, fanno una bella stagione, siamo andati anche da loro, insomma da Roberto Galano siamo andati, lui fa scambio quindi ha questa cosa che rompe le palle che devi sempre dargli una cosa in cambio, vedi, Doubt Death giustamente perché deve sopravvivere. E quindi tutte le volte, siccome il mio scambio non era molto equo, perché io non, il primo anno non gli potevo dare niente, il secondo anno è venuto a Parabole, andiamo a San Severo, al Caffè Tra le Righe, lo conosci? Sì. Abbiamo fatto gli spettacoli lì, che è un caffè. Eight Mile, che è questo primo spettacolo con cui abbiamo fatto questo tour di 45... No, nel 2012. 12, sì. E l'anno scorso Shylock, lì. Quindi, cioè, perché poi... Shylock, che ha avuto un destino migliore di 8 Mile, nel senso che ha avuto un ottimo debutto, come dicevo il coinvolgimento dell'Università, una produzione che è costata di più e che si è rifatta anche con delle date a cachet, adesso gira a cachet. Non si è dimenticata che con 8 Mile eravamo stati in degli spazi che umanamente ci avevano meravigliato, quindi siamo tornati dal Fruttivendolo, siamo tornati a San Severo, che Paola è una persona meravigliosa, con un'ospitalità fantastica, si mangia da Dio, si dorme da Dio, lo spazio è bellissimo, perché no? Però bisogna sporcarsi le mani. E poi ovviamente 8 Mile e Shylock erano due spettacoli che si potevano permettere di andare a San Severo e lì, perché tecnicamente avevano delle esigenze veramente minime, però poi dobbiamo anche andare a vedere caso per caso che spettacolo abbiamo e se veramente può entrare in tutti questi spazi. Ovvio, questi spettacoli di cui ho parlato avevano
un costo, diciamo, di gestione molto basso, uno o due attori, una scenografia molto adattabile, un disegno luci che, se siamo in un teatro grande, può essere fatto bene, ma possiamo anche farlo con due proiettori e lo spettacolo funziona lo stesso. Non tutti gli spettacoli devono per forza essere così, e non vi voglio neanche invogliare a dire fate degli spettacoli semplici perché sennò non girate. No, fate degli spettacoli semplici, cioè siate intelligenti nell'individuare in che modo potete rendere sostenibile il vostro progetto, ma se vi servono 5 attori, fatelo con 5 attori e troviamo poi gli spazi adatti ad andare, tanto ci sono. Io ho voluto cominciare con la cosa più facile che avevo, perché dovevo veramente entrare in questa fossa dei leoni e trovare più contatti possibili, e quello era uno spettacolo giusto per poterlo fare. Ok. Parlavi dell'importanza dell'organizzatrice o comunque di chi si occupa di questo. Il problema è che è una delle cose più difficili da trovare, perché chi si approccia al teatro vuole fare il drammaturgo, vuole fare il regista, vuole fare l'attore. Però qui c'è un problema che io imputo, non me ne voglia la professoressa, proprio al sistema, diciamo, formativo, perché non abbiamo veramente niente che ci insegni delle cose, cioè che ci faccia invogli a fare l'organizzatore quando ci approcciamo, perché ovviamente tutti arrivano, anche io quando ho cominciato a fare l'università volevo fare l'attrice, perché che cacchio ne sa, cosa si fa a teatro l'attore? Dopo ho capito che mi piaceva anche quello che stava dietro, ma ho dovuto conoscerlo. Nel mio caso sono stata particolarmente sono una persona di natura curiosa e sono stata abbastanza fortunata, perché ho fatto degli incontri giusti che mi hanno permesso di capire in fretta. Magari a Roma è più facile, come dicevamo con lui prima, piuttosto che a Bari, incontrare della realtà che ci insegnino cose organizzative, interessanti, eccetera, eccetera. Però bisognerebbe cercare di capire perché i corsi di laurea in spettacolo a Roma, ma io mi sono laureata alla Sapienza, non hanno un cacchio di corso di organizzazione. Non ce l'abbiamo. Bravi. Noi non ce l'avevamo. Cioè, non è un corso, aspetta, un esame. Però già qualcosa. Lo tiene a contratto una persona che ha lavoro, Roberto Ricco si chiama. Sì, sì. Lo tiene lui. E devo dire che... E per la specialistica o per la triennale? Per la specialistica. È giusto. Cioè, noi nella triennale abbiamo un curriculum che è più che altro storia del teatro, è un curriculum di lettere leggermente orientato tutto sul teatro. Sì, come quello che ho fatto io, però nella specialistica io mi sono laureata in magistrale in forme tecniche dello spettacolo. Ma che in forme tecniche dello spettacolo non ci siano le tecniche dell'organizzazione? Che tecniche sono? Cioè, ho fatto degli esami. Noi, se guardi i nostri anni di studio rispetto ad altri corsi di scienze dello spettacolo, non sembriamo un gran corso, perché avevamo fatto con gli strumenti che avevamo, essenzialmente competenze di docenti che avevano lavorato sulla storia del teatro, certo, e sulle dramaturgie. Abbiamo cercato però di metterci nei laboratori, appunto questo esame di impresa teatrale, della sua gestione, così si chiama, che formasse persone o perlomeno aprisse questo campo, che ci sembrava quello più, certo, viabile per i nostri studenti. Poi noi non possiamo formare attori, non abbiamo né registi, forse sceneggiatori. Ma poi a Roma ci hanno provato per un periodo, quando Marotti era molto vivo il teatro Ateneo e c'erano tutta una serie di attività all'interno, però già quando io mi sono iscritta era morto quel periodo, diciamo, del teatro Ateneo. Ma la cosa che mi stupì molto è che io poi mi sono avvicinata alla laurea magistrale che già ero abbastanza matura da sentire l'esigenza di voler imparare delle cose organizzative, e non ho trovato una risposta. Ho trovato degli interessantissimi corsi teorici, è stata bellissima la mia laurea magistrale, ma non ho avuto la possibilità di poter avere una parte pratica di confronto con un mestiere che poi alla fine, cioè, è inutile che sta gente, cioè, che tutti voi vi iscriviate, o perlomeno è giustissimo che voi vogliate fare gli attori, se quella è la vocazione che sentite dovete portarla fino in fondo, però è importante, appunto, secondo me, avere una varietà di stimoli, perché magari poi uno si accorge che forse sì, era partito che voleva fare l'attore, ma forse è più bravo a fare un'altra cosa, o gli piace di più, o lo incuriosisce. Insomma, quello è una cosa, per questo infatti sono importanti, se non si possono fare a livello universitario, para-universitario, cose come questa e anche che durino di più, magari di solo una giornata di lezione o di... Io ho un'altra domanda sulla possibile collaborazione con l'università, al di là dell'affiancare ad un singolo spettacolo, una integrazione, cioè un dialogo con l'università.
Voi potreste, per esempio, potrebbe essere utile utilizzare delle strutture universitarie che sono già votate al teatro. A Bari, per esempio, c'è un centro che si chiama Kultank, che è un centro che è abbastanza appaldato. A me piacerebbe trasformarlo invece in una cosa viva. Per il momento ce lo spediamo alcuni laboratori, alcuni nascono proprio all'università, altri appunto sono su associazioni associate, però mi piacerebbe invece farlo diventare un luogo dove o la gente viene a fare le prove o nascono dei progetti. Secondo te? Ah, ma certo, sarebbe fantastico. Bisogna capire che cosa, come praticamente si può fare, perché a volte ci sono degli impedimenti burocratici affinché queste cose siano agili e snelle. Per quello per me è stato più facile all'inizio cominciare a lavorare con i piccoli spazi privati, perché hanno il vantaggio di non dover dipendere da una burocrazia che a volte ti taglia le gambe nel voler fare dei progetti. Il fatto che l'università abbia degli spazi, che peraltro ne hanno tanti, e li metta a disposizione sarebbe il massimo. Bisogna capire come è semplice, perché quello che si potrebbe fare è veramente un centro prove di produzione, cioè dare alle compagnie uno spazio dove poter provare il proprio spettacolo. E se l'università non ha soldi, cosa che molto spesso accade, allora dare la possibilità magari di far vedere gratuitamente agli studenti, quindi avere un ritorno in termini di momento formativo, quindi lo spettacolo diventa, non so, una rassegna durante l'anno in cui si apre agli studenti la possibilità di vedere gli spettacoli, però quello spazio diventa uno spazio a disposizione di alcuni progetti che si decide di, sulla base di criteri che vanno poi definiti in base a quello che magari l'università vuol fare. È ovvio che sono sempre stati più facili negli esperimenti che ho conosciuto dei progetti che avessero a che fare con le materie di studio specifiche. Allora, se c'era magari anche un dipartimento di lingue che si associava a quello del teatro, a Forlì per esempio fanno tutti gli anni la scuola di interprete e traduttore, una rassegna teatrale di teatro in lingua, però paraprofessionale. Sarebbe bello che invece questo spazio, come dice lei, si potesse aprire alle realtà professioniste del territorio. L'università collabora con le realtà. I studenti possono formarsi? Secondo me si può fare in tanti modi. Intanto si potrebbe anche cercare di provare a capire se si può fare un progetto in cui c'è una compagnia professionista che viene, allestisce uno spettacolo e le forze lavoro di cui c'è bisogno vengano prese dagli studenti. Ma questo si già fa. Allora, con la rassegna, perché gli studenti sono più presenti. Hanno dei crediti? Sì. Stefano è diventato regista. Grazie, è diventato produttrice e presidente del Puglia Off. Lei collabora alla scrittura, ci sono già studenti attraverso il nostro progetto dentro al Puntam, abbiamo prodotto sono 4 anni che produciamo spettacoli e questo è il secondo anno che produciamo la rassegna. Per cui man mano è chiaro che io non sono miliardario, non ho le possibilità economiche per poter assumere, anche perché nella convenzione che io firmo con l'università non posso assolutamente dare rimborsi. No, certo. Loro che cosa hanno? Dei crediti formativi? Per cui però tutti lavorano, io lavoro con il disagio psichiatrico, lavoro con i ragazzi a rischio, con il cinema, ho diversi progetti, per cui quando posso, una volta che loro sono laureati o comunque io li inserisco nelle attività che svolgo. E per questo anche Puglia Off nasce proprio come da loro, nasce dalle studenti. Ah, infatti io vedo già una bellissima collaborazione in nuce, ma l'ho vista stamattina, il fatto che lei sia venuta qua, abbia introdotto, cioè mi sembra che ci siano già i presupposti per cui questa cosa possa... Poi ora non so i limiti che ci sono nell'utilizzo che lei mi diceva di questo spazio, se ci sono... È una battaglia, puoi immaginare, Esatto, perché poi immagino che ci siano dei limiti concreti dovuti non tanto a voi quanto a... Esatto, perché molto spesso questi spazi, cioè a Forlì il paradosso, vi faccio un esempio perché io non ci lavoro ovviamente, ci sono solo nata, però i miei ci abitano, li vado a trovare, e quando ho messo su il progetto di Shylock, la prima università a cui mi sono rivolta non è stata Siena, sono stati loro perché avevano questa facoltà di interpreti molto importante. E avevano appena aperto uno spazio che si chiama Fabbrica delle Candele, che è uno spazio dell'assessorato alle politiche giovanili, una ex fabbrica, bellissimo, polivalente, fatto apposta per, diciamo, per ospitare prove e allestimenti. Noi abbiamo fatto le prove di Shylock là, quindi l'allestimento di questo spettacolo l'abbiamo fatto lì. In cambio loro volevano una replica che io gli avrei dato molto volentieri, gratuitamente, quindi ovviamente giustamente in cambio del periodo di prove,
ma era diventato l'iter burocratico per realizzare questa replica talmente macchinoso che io ci ho rinunciato e la replica l'ho fatta con gli stessi membri, ma al teatro di Forlì, più piccolo, ce ne sono due, perché la sicurezza, la messa a norma, le marche da bollo, la compilazione, cioè, nel senso, è ovvio che ci deve essere una parte di laddove ci deve, è necessario un dialogo con l'istituzione, perché lo spazio non è di competenza privata ma di un'istituzione che deve dialogare con chi deve. Ci deve essere una elasticità mentale tale per cui certe cose diventano un pochino più agili, se no è ovvio che non invogliano, o perlomeno ci deve essere una realtà che faccia, diciamo, da scudo tra l'ente e tutti i suoi problemi burocratici e il progetto artistico, la compagnia, quello che deve venire, che lo aiuti nell'assolvimento di tutte queste pratiche che sennò diventano più grandi del fare lo spettacolo stesso. Quindi io spero che ce la farete, perché è bella questa collaborazione in nuce così. Certo, ma che ore sono, scusa? Va bene. E poi vorrei fare una domanda, magari può affrontarla anche dopo. Sì. Il periodo in cui la compagnia può intercettare i teatri, ci sono dei tempi per la distanza? Ok, dopo ne parliamo, va benissimo, mi sembra una buona domanda. Mi posso levare sto microfono? Allora, in realtà tanto abbiamo sempre fatto tutto a domande, quindi sì, questa prima parte sono sempre domande, sono state. Quindi andiamo avanti così e prenderai spunto della domanda che facevi tu prima, giusto? Non so come ti chiami. Vincenzo. La ripeti così per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso? No, chiedevo, siccome ci sono dei tempi ovviamente di programmazione degli spazi, qual è il momento più utile o comunque più proficuo per presentare delle proposte di spazi? Ok, allora, i tempi sono un po' da capire, cioè esistono dei tempi standard, ovvi, cioè si dice sempre che soprattutto per gli stabili, le fondazioni, gli spazi diciamo ufficiali più importanti, quindi appunto ripeto fondazioni, teatri stabili, che attualmente non si chiamano neanche più teatri stabili, sono diventati teatri nazionali. Facciamo finta di essere una compagnia che può accedere con facilità a qualsiasi di questi spazi, cosa che poi non è così. Bisogna sempre proporre le domande l'anno prima per l'anno dopo. Cioè già in questa prima parte a dicembre avremmo già dovuto mandare entro dicembre le proposte per quella che sarà la stagione 2015-2016. In realtà i tempi si sono un po' allargati. Dovete stare molto appresso a quelle che sono le strutture di ogni spazio, cioè ogni spazio da che cosa è finanziato e se chi lo finanzia è responsabile, cioè è a chi lo finanzia se questo spazio deve presentare anche un piano di programmazione. Faccio un esempio: con la direttiva ministeriale precedente alla riforma che è stata fatta adesso, era necessario per gli stabili, per le fondazioni e diciamo per gli enti grandi, presentare la programmazione dell'anno successivo contemporaneamente alla chiusura della domanda ministeriale, che avviene il 31 gennaio di ogni anno. Quindi io al 31 gennaio 2015 devo sapere precisamente quello che programmerò nel 2015-2016. Quindi è evidente che entro il 31 gennaio questi devono avere non solo visto la nostra proposta, ma anche deciso se la vogliono o non la vogliono programmare. Ora non è più così vincolante, perché con la nuova riforma loro entro il 31 dicembre al Ministero devono presentare unicamente le produzioni, mentre invece ci sono delle ospitalità che possono essere decise anche dopo, quindi si è un pochino allargato il tempo. Però è ovvio che più siamo piccoli e più abbiamo una proposta che vogliamo far vedere a un pesce grosso, più dobbiamo muoverci con un enorme anticipo. Con l'esempio dell'Elfo, che non è un teatro nazionale, è uno stabile di innovazione, quindi adesso diventerà centro di produzione, con cui io ho creato il rapporto, ci sono voluti 2 anni per cominciare a fare la prima cosa, quindi ci vuole del tempo, dipende chi è il soggetto, però diciamo i tempi sono quelli. Cerchiamo di vedere ogni realtà
entro quando deve definire la programmazione, lo fa per diverse ragioni. Se è legata a dei finanziamenti di tipo pubblico, ha delle scadenze da rispettare. Per esempio, io lavoro molto con il Piemonte e la Liguria, che partecipano a molti spazi a questo bando della Fondazione San Paolo, che scade intorno al 20 di marzo di ogni anno. Quindi loro più o meno entro il 20 di marzo, gli spazi che aderiscono a questi bandi della Fondazione San Paolo, devono sapere quello che programmano. Quindi io più o meno so che devo avere quelle tempistiche per quagliare con quegli spazi lì. Poi ci sono degli spazi privati che si muovono molto presto, perché hanno le loro logiche di abbonamenti da dover definire sulla base della stagione che costruiscono, vanno a proporsi agli sponsor pubblici e privati, quindi sappiamo che si muovono con molto anticipo, mentre invece ci sono degli spazi che si muovono con molto ritardo, perché a volte dipendono dalle elezioni, soprattutto i comuni, i teatri comunali, e quindi il consulente artistico di quel comune non si sa fino all'ultimo se viene rinnovato, se viene mandato via. Quindi a volte io delle date le ho definite ieri, una data a Castrovillari l'ho definita ieri per il 7 marzo, quindi ci sono anche delle cose così in coda. I circuiti programmano in ritardo perché devono rifarsi ai fondi che ogni assessorato alla cultura del comune ha anno per anno. Quindi il circuito, anche proprio il vostro circuito, ma prendiamo tutti i circuiti, AMAT, il circuito del Piemonte, puoi andargli a proporre la proposta adesso a inizio anno, ma loro tanto prima di aprile-maggio non cominciano a metterci le mani. Quindi ogni realtà ha le sue tempistiche, piano piano si impara a conoscerle. Un consiglio è quello di andare a vedere bene, studiare bene come degli anatomisti, chi è quello spazio, chi lo finanzia, da dove prende i soldi, come si organizza e quindi quali sono le sue scadenze di conseguenza. Questo è in linea teorica, poi c'è la linea pratica, che appunto il fatto dipende chi è che sta facendo la proposta, e quindi se più piccolo sono, più insignificante, fra virgolette ovviamente, sono, più ho bisogno di tempo perché la mia proposta possa arrivare e avere una... Quindi anche secondo me nel caso di una compagnia indipendente che deve proporre la sua proposta, appunto, è importante anche decidere il periodo dell'anno in cui debuttare. Se si è pensato che il debutto deve essere utile, perché deve essere un debutto in cui il progetto lo facciamo in un posto, in un luogo in cui possiamo invitare degli operatori, possiamo fare una campagna mediatica su quell'evento lì, quindi far sapere alla gente che stiamo facendo quello spettacolo, invitarli, il debutto è molto importante. Non a caso la maggioranza dei debutti si fanno nei festival estivi, in cui normalmente gli accordi che si prendono, soprattutto nei festival più grossi, sono poi per la stagione, non quella che comincia subito dopo, ma quella successiva ancora. Quindi è abbastanza... secondo me bisogna cercare di essere strategici anche nel modo in cui si definisce il proprio debutto. Debuttare, per esempio, se lo si fa più in sordina, perché non si hanno i mezzi per andare, perché non ci ha preso il festival tal dei tali o la rassegna tal dei tali, quindi debuttiamo con le nostre forze in uno spazio e quindi magari vengono due operatori locali, però non... Allora lì organizzarlo in un periodo in cui facciamo il video, ma quel video è utile per la distribuzione di quell'anno, quindi conviene debuttare in autunno, insomma adesso, massimo adesso, questi sono i periodi migliori per fare i debutti. E questo, altre domande ti sorgono da questa? Ok, e che cosa vi viene in mente? Quali altre questioni legate alla distribuzione o all'organizzazione ci possiamo dire? Perché poi vedo che ci sono, chi è di voi, ci sei tu, c'è lui dietro e c'è lui che hanno proprio un'esperienza pratica da portarci, anche lei. Però nel pomeriggio chi c'è? Nessuno. Tu e tu forse. Ah, perfetto, no, perché così capisco anche, nel senso che secondo me è interessante partire dalle vostre esperienze oggi pomeriggio per cominciare ad andare a farci proprio delle esercitazioni pratiche. Quindi direi di lasciare un attimo il campo a tutta questa parte che avete fatto le divisioni, diciamo ai teorici del teatro, per capire che cosa non vi incuriosisce ancora, se avete delle cose che volete capire, spremermi come un'arancia, in modo che oggi pomeriggio poi possiamo andare in questioni che non,
Per esempio, andiamo nella pratica proprio, vi faccio una domanda io a voi, cosa proprio, andate a teatro e cosa andate a vedere e cosa vi piace? Facciamo, ma hai fatto tipo per esempio uno Shakespeare che ti è piaciuto? L'ultimo che hanno fatto Petruzzelli, come si chiamava? Ah, l'Amleto, c'è un mio caro amico. Anzi, due miei cari amici lì dentro. Va bene. E non l'ho visto perché ha debuttato a Roma Europa Festival quando noi eravamo in Cina, quindi io non sono riuscita a vederlo. Ti è piaciuto? È bello? Bene, sono contenta. Quindi uno Shakespeare molto rivisto, perché poi lì c'erano i Santa Sang, insomma, una collaborazione abbastanza... tu? Contemporaneo. Allora io ho fatto degli abbonamenti e delle stagioni teatrali del mio paese e quindi comunque ho potuto vedere personaggi, cioè compagnie un po' più già, un po' più formate. Abbiamo ospitato che Dario paese? Ah, ok. Che paese sei? È Fasano. Ah. E anche ne sono venuti di personaggi, di Brunetta Savino. Però non è molto aperto al contemporaneo, diciamo. Però, più... ecco, di contemporaneo sono venuti anche in più a Bari, ho visto qualcosa di Stefano. Ah. Veramente molto interessante, con la Bauta, la loro prova teatro Bravotto. E mi è piaciuto molto perché c'è appunto un modo nuovo di proporre delle tematiche. E, ecco, sono, ovviamente se mi piace il teatro e non ci posso ancora lavorare dentro, probabilmente sarà un mio limite, una mia scelta al momento, perché lavoro anche, quindi faccio dei lavoretti, quindi non posso fare tutto, perché secondo me ci vuole impegno, no? Però vado a vedere loro perché mi piacciono. No, ma poi hai anche la possibilità di vedere due modi diversi, sì. Non solo dal punto di vista, credo, delle tematiche scelte, ma posso anche proprio... pronti, posso capire come si può evolvere in diverse... perché per rappresentare Romeo e Giulietta ci sono diversi modi, c'è, certo, il musical... c'è quello fatto in maniera tradizionale e poi c'è quella proposta moderna, per esempio. Certo. Diciamo che io mi sono avvicinata alla recitazione per il cinema, quindi era quasi un sogno, però grazie a questo stage... Ah, grazie, scusate. Diciamo, sto entrando un po' più nel vivo del contesto teatrale, quindi mi sto avvicinando anche di più agli spettacoli, appunto quelli organizzati dalla Bauta, quindi lo sto conoscendo piano piano e mi sta piacendo sempre di più, però è una realtà che ancora non conosco benissimo. Ok. Vabbè, sì, anch'io alla fine ho detto già prima che mi sono avvicinata da poco. Le uniche, cioè la rassegna, ovviamente anch'io ho seguito quello fatta dalla Bauta e al massimo ho fatto un altro stage al Kismet che mi hanno permesso ovviamente di vedere i loro spettacoli. Molto belli, proprio contemporanei, ovviamente molto surreali, e anche quello mi è piaciuto molto. Oltre a quello fatto da loro, che è il malato immaginario. Ah, certo. Bellissimo. Quindi insomma ti sei un po' nutrita anche di un teatro diverso, sì, da quello, sì, sì. Diciamo, in dell'abbonamento. Sì, in realtà ho iniziato proprio con quello, sono stata fortunata perché comunque hanno operato delle compagnie bravissime, anche ho visto i mattinè con i ragazzini e anche ho potuto vedere quanto in realtà sia importante, siano bravissime anche gli altri, cioè non era un'esperienza proprio che non potevo immaginare. Ok. Beh, io propongo in effetti un applauso. Anch'io mi sono avvicinata recentemente al teatro, ero più improntata verso il cinema, quindi non ho una grande esperienza, però sostanzialmente ho visto diverse opere classiche, ho visto l'Amleto recentemente al Petruzzelli, ma di drammaturgia moderna, contemporanea non ho. Ok. Stessa cosa in realtà, anch'io manco da un bel po' da teatro. Ma allora, per girare, per rendere più utile la domanda, nel senso, il fatto che ci fosse stata questa rassegna, per esempio, prendiamo l'esempio loro che hanno fatto questi appuntamenti, è stata una cosa immagino positiva perché vi veniva data l'opportunità di andare a vedere
Quindi come spettatori immagino vi poniate come spettatori curiosi, cioè nel senso se ci fosse la possibilità di vedere cose anche molto diverse lo andreste diciamo a fare, al di là di quello che la vostra inclinazione personale vi dice. E però non vi capita, al di là del fatto che immagino che la rassegna l'abbiate scoperta attraverso Maria Pia o comunque loro, cercate magari di vedere se su internet nel vostro territorio ci sono delle rassegne, ci sono delle cose di teatro da andare a vedere? Io per esempio ho anche visto, mi è capitato anche di vedere un altro spettacolo che si chiama la Bella Rosa Spina Addormentata, che era una rivisitazione della Bella Addormentata. Ma di Amadante? Sì, all'inizio. Cioè, dov'era? È un teatro qui a Bari, però mi sa il teatro. Al Kismet, scusami, non ricordavo. Perché ecco, mi capitò di vederla in quella. Solo quella volta andai al Kismet, perché casualmente avevo trovato questo spettacolo che non era per bambini. Cioè, non era. Uno legge il titolo e dice: vabbè, questa è una cosa per bambini. Però tu ci eri andato pensando che fosse uno spettacolo. Perché comunque si pone. Ma non è solo anche la curiosità. Io penso che per giudicare qualcosa uno non debba avere pregiudizi, certo. Cioè se tu non ti apri non puoi dire cosa fai, cosa ti piace, quindi per me è tutto un bagaglio che sto acquisendo, poi magari sicuramente mi servirà qualcosa, certo non posso dirlo già da adesso se non. Comunque voi ritenete, la domanda è aperta a tutti, che nel vostro territorio ci siano delle mancanze rispetto non solo a voi, perché abbiamo parlato moltissimo, cioè non moltissimo, abbiamo intavolato molto il discorso che proseguiremo oggi pomeriggio di voi come addetti ai lavori e potenziali operatori, ma non abbiamo parlato di voi come spettatori. Sentite che c'è qualcosa che vi manca come spettatori? È bello perché sono io che faccio le domande, cioè questa non c'è più voglia. Diciamo che uno un po' se le va a cercare le cose, cioè io sono, a me piace tantissimo Del Bono e me lo vado a vedere ad Asti, qui a Bari è venuto l'anno scorso e ci sono andato, ma se voglio vedere Orchidee e non posso andare in Polonia, devo necessariamente, quindi un po' ce ne andiamo. Disposti, insomma. Beh, ma è la stessa teoria della carta freccia verde, ti metti sul treno in macchina e te le vai a cercare. Però capisco la differenza tra chi si approccia al teatro da un giovane che non sa ancora, non ha molta esperienza e quindi quello che la realtà gli offre va a vedere. Un altro discorso invece, nel mio caso, ho un po' più di anni sul groppone, quindi se voglio andare a vedere uno spettacolo di Barba vado all'Elfo a vederlo. Certo. Questo credo che sia. Quindi insomma sul locale vedete, perché comunque io trovo che, allora non ho una mappatura così, infatti è molto importante per me avere un confronto con voi su questo, perché a livello pugliese io conosco gli spazi, diciamo, che sono afferenti al TPP molto bene, ma non conosco la realtà, diciamo, al Kismet, vabbè, ovviamente, ma non conosco la realtà altra, cioè al di là di quello, a parte Roberto Galano, che però non sarà l'unico che fa del teatro off in Puglia, e nelle Cese ho conosciuto, non ci ho mai lavorato, ma Ippolito Chiarello che faceva questa Nasca faceva questa. Esatto, con loro, e vabbè, poi ovviamente Teatro Minimo, Michele che è un amico e tutto quanto, ma non. Quindi una mappatura di delle realtà anche, voglio dire, che potremmo paragonare al mio fruttivendolo di Acqua Sparta, non so se ci sono e sicuramente ci saranno, ma non ne ho conosciuti tantissimi. Noi abbiamo fatto una mappatura, perché il progetto iniziale di Puglia Off era quello di, infatti noi abbiamo fatto un catalogo per quanto riguarda solo la Puglia e abbiamo raccolto circa 150 spazi che non sono teatri ufficiali e riconosciuti. Questa mappatura chiaramente è aggiornata di continuo e noi nell'ultimo mese ne abbiamo aggiunte tipo una trentina di spazi. Calcoliamo spazi anche i castelli, perché molti dei castelli sono adibiti a spazi teatrali e invece di compagnie che operano in Puglia ce ne sono quasi, certo considerando anche le associazioni culturali amatoriali,
oltre 200, intorno ai 250. E quindi, come dire, il nostro obiettivo di Puglia Off è un po' fare davvero questa mappatura. Nasciamo proprio per questo, cioè capire tutti questi se possono unirsi sotto un'unica voce, sotto un brand, per dire: signori, riusciamo a organizzare insieme, questa diciamo è il nostro, la nostra mission, no? Certo. E però per dargli voce e che sia una voce singola, perché per esempio ci rendiamo conto che nel sud Salento Nasca fa un lavoro impressionante, voglio dire importante anche da tempo, e Ippolito è bravo in questo, cioè a riuscire a unire tante, tante cose. Lì a Foggia fanno altrettanto, a Bari si è un po' più isolati, però c'è per esempio il Teatro delle Molliche che porta avanti... Ah sì, certo, come si chiama lui? Francesco Martinelli. Francesco, certo. Lui però è... mi dicevano che l'anno scorso hanno avuto grossi problemi. Piano piano, è chiaro, perché poi si è tanti singoli all'interno di tante situazioni, però non si è collegati. Esatto. Allora esiste, questo. Scusami se ti interrompo, sì. Stefano, ne avevo parlato forse con te al telefono l'altro giorno. Io non parlo di questa esperienza per parlarne male, cerco di capire le falle. Quando abbiamo fatto Parabole il primo anno, venne questa signora che aveva messo su una rete che, di cui si è parlato molto nei primi anni, si chiamava TeatroNet. Io non so neanche se esiste più in realtà, non credo, ecco. La signora era una ex professoressa in pensione che con suo marito faceva... L'idea era geniale, il problema era la realizzazione pratica. Quando io ho fatto Parabole il primo anno, che non sapevo ancora bene come potevo sviluppare questo concetto di rete, ero molto contenta che lei venisse a vedere gli spettacoli e si potesse intavolare un discorso. Fondamentalmente che cosa faccio? Qual era lo scopo di TeatroNet? Mettere in comunicazione degli spazi e una serie di compagnie. Gli spazi offrivano quello che potevano offrire e le compagnie circuitavano in questi spazi. Ora non mi ricordo se esattamente una compagnia, uno spettacolo che veniva selezionato poteva fare tutti gli spazi che aderivano a TeatroNet o solo alcuni. Però il problema è che non c'era una logica, cioè TeatroNet si limitava a mettere in collegamento la compagnia e lo spazio. Ma capire le problematiche reali di quella compagnia che doveva andare in quello spazio, cercare di costruirgli una forma di tournée, per cui io non posso essere a Civitavecchia Percentuale e il giorno dopo a San Severo, ovviamente, perché economicamente vado a perderci invece di... Quindi non c'era una reale protezione, né da parte, appunto, perché poi un altro ruolo che può avere la rete e che quindi Off-Rom ha con mille difficoltà, per carità, è quella di garantire anche laddove è possibile una copertura e un aiuto nella promozione dell'ufficio stampa, cosa che non faceva TeatroNet. Quindi allo spazio non garantiva un supporto nella promozione che allo spazio sarebbe stato necessario, alla compagnia non garantiva un aiuto in termini, anche e soprattutto se la compagnia era giovane, non sapeva leggere tutti gli aspetti che, può avere il fatto di contrattare il legame con uno spazio, quindi capire la scheda tecnica com'è, mandatemela prima, ce l'ho a carico, non è che poi mi arriva che devo pagare se mi serve un sagomatore in più, un PC in più, perché quelle sono cose che poi vanno a sforare sul fatto che mi stai, scusate, parlo del, magari dico cose... È importante, cioè cosa faceva questa rete? Permetteva alle compagnie di andare in alcuni teatri e essere ospitati a seconda delle condizioni economiche che quei teatri garantivano. Normalmente a Percentuale cosa si intende? Si intende che io vado in uno spazio e percepisco da quella serata una percentuale degli incassi, che tendenzialmente è il 70-30, cioè 70% alla compagnia, 30% rimane al teatro. Al di là dei costi che sono la SIAE, che si toglie dall'incasso, l'agibilità Empulse, cioè l'assicurazione per quello che riguarda i miei attori, le mie maestranze, me ne occupo io compagnia, ho questi costi e vado. E TeatroNet cosa faceva? Prendeva degli spazi off anche molto carini, li metteva in comunicazione con delle compagnie giovani che avevano dei loro progetti e li faceva andare. Ma ripeto, non aveva la funzione di supportare in tutto il processo fino al momento, si limitava e chiedeva una quota associativa, che non mi ricordo esattamente in euro quant'era, inizio anno, per partecipare a questa cosa. Ma mancava il supporto, quindi gli spazi si sentivano scoperti
dell'aiuto di questa rete che gli desse una mano nel selezionare le compagnie, nell'aiutarli nel rapporto con la compagnia, nell'aiutarli nella promozione dell'evento, che è una cosa di cui soprattutto lo spazio ha bisogno. E dall'altra parte la compagnia appunto non aveva un aiuto nel capire anche che cosa si poteva chiedere allo spazio, eccetera eccetera. Quindi diventava, secondo me, quelle sono state le pecche più grosse. Poi forse a un certo punto lei ha perso anche voglia di farlo, non lo so esattamente, però comunque quello che avevo notato quando ho guardato un po' il progetto era proprio quello, che mi sembrava che mancassero delle cose. Allora, se devo avere una funzione di legame tra spazi e compagnie, non posso essere semplicemente, almeno che, cosa che non ho capito, se voi volete diventare, non offrite semplicemente un portale, cioè voi siete un portale e basta, ma se dovete essere anche un supporto bisogna sporcarsi le mani. Questa è la differenza, insomma. Quindi c'è stata un'esperienza simile, molto giusta sulla carta. L'esperienza di Nasca invece la conosco poco, ma mi sembra divertente, cioè vai a fare gli spettacoli in dei posti assurdi, loro cosa ti garantiscono, dei cachet minimi? No, vai a Ah, ok. Ok. Però è il locale che paga. È il locale, certo. 150 euro, di cui 50 va all'organizzazione e 100 va a Ah, perfetto. Sono loro che ma sì, perché immagino che hai. No, c'è andata una ragazza che ho avuto in distribuzione, con cui ancora lavoro, molto brava, che si chiama Laura Graziosi. Lei ha fatto con loro un anno di. Però lei aveva un monologo che poteva farlo con un faro e non aveva nessun problema, insomma. Parlando del Teatro delle Moliche, il Teatro delle Moliche è entrato a far parte di una nuova rete che si chiama Aderenze Teatrali, che non conosco, che è del circuito campano prevalentemente, però è un circuito di spazi, cioè compagnie che gestiscono già degli spazi. Quindi loro sono messi in rete, sono una quindicina di spazi, e programmano effettivamente, cioè girano le compagnie garantendo un 100 euro a spettacolo, in più con il 70-30, quindi 100 euro sono sicuri, in più il 70-30. Ah, minimo garantito, ottimo. Sì. E cosa prendono, compagnie baresi o sì? Cioè, no, scusami, pugliese? Campano. Ah, Campano, scusami, hai detto Campano. In più qualche compagnia pugliese o della Basilicata, sono, ho detto, 15 spazi con relative 15 compagnie associate. Ecco, il problema di questo che cosa c'è? È che sono giustissime queste realtà, ma quali problematiche hanno avuto? Che per potersi sostenere dovevano essere un po' a numero chiuso. È la stessa cosa che è successa anche in quel circuitello che si è formato, non ufficiale ma ufficioso, che ti dicevo stamattina, a Padova, tra carichi sospesi nel Trentino, spazio Portland, spazio Bixio a Vicenza, quindi Veneto e Trentino, che hanno fatto questo circuito tra di loro, per cui ognuno di loro ha lo spazio e ha una compagnia di produzione e si scambiano tra di loro. Però questo cosa fa sì che ci sia poi una chiusura rispetto a un mercato altro, perché giustamente loro dicono: io devo avere la garanzia che vado negli altri tre spazi, quindi devo prendere per forza i tre spettacoli di quella compagnia, che poi è il discorso che fa Roberto Galano al Teatro dei Limoni, giustamente. Però e lì è perché non c'è una manca ancora una realtà che riesca a unificare più spazi tra loro e permettere alle compagnie anche nuove di poter entrare, di non essere a numero chiuso. Ma giustamente uno spazio si deve sostenere, quindi deve fare un numero limitato di spettacoli. Le compagnie devono poter circuitare, quindi è ovvio che ognuno si crea il proprio circuito. Ma un po' quello che sta succedendo anche da un paio d'anni a questa parte con le residenze in Puglia, cioè che girano solo loro. Sì, che poi adesso hanno 2000 problemi anche loro, quindi si sa come finirà. Va bene. Si è chiuso comunque come ciclo? Sì, per il momento sì, non hanno il finanziamento e non abbiamo notizie a riguardo, credo, almeno che non ci siano cose dell'ultima ora, che non so. E quindi no, sì, sono esperienze interessanti, bisognerebbe capire di questo genere di reti qual è il limite. Perché il limite è che se io voglio entrare, se tu hai una compagnia e vuoi entrare a far parte di questo circuito, ce la fai? Come funziona? Cioè è lì che capiamo se c'è un limite strutturale. Cioè se dicono no, siamo già 15, tu non hai uno spazio, non puoi entrare, perché devi avere lo spazio e la cosa di produzione, ecco già casca l'asino, perché che vuol dire? Allora non posso, come faccio a far circuitare il mio lavoro se non sono...
io ho visto che nel mio caso sicuramente un altro problema che avevo quando ho cominciato è che tutti mi chiedevano che cosa potevo offrire in cambio. Cioè, se io andavo a proporre un mio spettacolo, soprattutto il primo anno e mezzo, tutti mi chiedevano cosa mi dai, che vuol dire, se sono soprattutto uno spazio molto off, perché ovviamente se sono uno spazio, diciamo, che non fa produzione, che si sostiene, ti do lo spettacolo a un costo molto contenuto, addirittura ti vendo tre spettacoli, come vi dicevo prima, facendo una sorta di pacchetto economico che permette di rendere... Ma se sono uno spazio off, cosa mi dai? Allora, se non mi puoi dare una replica da un'altra parte, mi devi distribuire il mio spettacolo. Cioè, quindi qualcosa mi devi dare. Non può essere lo spettacolo più bello del mondo, ma io non lo prendo così. Quindi questa è la prima problematica che io mi sono ritrovata a dover affrontare. Certe volte ho fatto veramente dei baratti. Cioè, non potendo dire mi prendo in distribuzione uno spettacolo da zero, così. Non so se mi piace, magari non mi piace. Trovo simpaticissima quella persona, voglio andare nel suo spazio a fare la replica, ma per fare 300 euro di incasso ti devo distribuire lo spettacolo, cioè mi sembra un... Quindi quello che posso fare è dare a quella persona degli strumenti, quindi dargli un po' di contatti, indirizzarlo dove può, in quale spazio, in quell'altro, eccetera. Però mi rendo conto che è un problema degli spazi, ma è un problema reale, perché lo spazio off dice giustamente, io nel momento in cui devo scegliere che cosa programmare, vorrei poterlo fare solamente dettato da quello che mi piace, ma ho dei vincoli, e i vincoli sono che io anche ho le mie produzioni e devo girare con quelle, e quindi il modo più facile è fare lo scambio, e pochi cedono a questa tentazione di dire non me ne frega niente, prendo la roba che mi piace, non voglio scambiare per forza, quindi moltissimi vogliono scambiare, e oppure vogliono avere appunto la garanzia che gli torni qualcosa, quindi se io mi presento come distributore, allora trovami almeno una data in cambio. Questo è un meccanismo che non funziona, bisogna trovare un metodo per fare in modo che ci sia, che lo spazio possa offrire per il suo pubblico un servizio reale senza bisogno di cadere in queste logiche, e ce ne sono moltissimi di spazi off anche che non cadono in queste logiche, non è che sono tutti così. Però alcuni lo sono proprio per necessità. In quel caso ho capito col tempo, mano a mano, sto capendo ancora tuttora, che bisogna cercare di andare a capire come lavora quello spazio, come lavora col pubblico, se quello che gli posso offrire io gli è utile, in che modo la mia proposta è giusta, perché mi chiede qualcosa in cambio. Cioè, è molto importante studiare bene caso per caso come funziona, anche quando si va a elaborare una proposta. Ve lo dirò molto sinceramente, molto fuori dai denti, quando vado a proporre un mio spettacolo in uno spazio, diciamo, off, sto molto attenta se quella compagnia fa produzione e cerco di tutelarmi da questa cosa qui. Perché magari poi invece li scopro e mi piacciono un casino e adoro i loro spettacoli, però so che vado incontro ad un rischio nel momento in cui propongo, allora per avere in cambio, fare una data in più alla compagnia che sto distribuendo in quel momento, devo capire qual è il compromesso a cui devo scendere e se ci voglio scendere. Altre domande ci avete? Quali sono i tuoi criteri di scelta? Allora, di una compagnia? Esatto, cioè una compagnia viene da te e ti propone. Tu, al di là dell'aspetto tecnico, no? Cioè, se hai bisogno di un service da 15.000 euro, no, al non di è là quello. Di questo aspetto tecnico. Allora, ci sono dei criteri di vendibilità che non hanno a che fare solamente col service tecnico, ma proprio come questa compagnia si sta presentando già dall'inizio. Se ha delle carte di partenza su cui si può lavorare, che sono il fatto, per esempio, che siano già svegli dal punto di... Ecco, una cosa che per me è fondamentale è che uno sia sveglio dal punto di vista di quello, cioè sia cosciente del sistema teatrale, perché mi aiuta molto, se no si trova a essere dipendente da me e ne verrà ovviamente deluso, perché io non posso essere, cioè non sono mandrache, quindi non posso, proprio per il fatto stesso che poi non mi dedico solo a loro, avranno solo delusioni da me se si aspettano che io gli risolva tutto. Quindi deve essere una compagnia che è autonoma, indipendente, come un bambino che ha già fatto la formazione, se no non ci aiutiamo.
Poi dovrebbe esserci, ovviamente, in alcuni casi noto immediatamente una vendibilità in alcuni aspetti, o perché hanno già vinto dei premi, perché sono già... cioè vedo che c'è già un interesse, che si sono già maturati una... parlo di progetti in cui io non entro fin dall'inizio, cioè che non si parla di un progetto che costruisco coproducendo, quello nasce magari dopo un po'. In alcuni casi questa cosa è stata fatta, però partiamo invece dal fatto che ci sia una compagnia che non ha nessuno di questi requisiti. Allora, intanto deve essere un progetto, è brutto dire questa cosa perché è la cosa più soggettiva del mondo, ma visto che io sono una persona non posso non farne conto, mi deve piacere quello che fanno. Perché se io non capisco la proposta artistica non la posso vendere, è evidente, no? Cioè, nel senso, se tu fai una cosa che magari per un altro è stupenda, ma io non l'ho capita o comunque non rientra nel mio... diciamo nel tipo di teatro, che nel tipo di percorso anche artistico che sto facendo, per me è molto difficile uno farla capire agli altri, perché devo cercare di essere convincente con gli operatori. Stiamo parlando di cose che non si vendono così, devi convincere la gente, e io non sono un distributore con 20 anni di esperienza, sono ancora giovane e mi sto facendo conoscere dalle persone, quindi non posso fare passi falsi. Deve essere un progetto di cui io sono convinta. Devo essere sicura che gli posso, cioè che quindi posso proporlo. Ovviamente, se magari ho già dei rapporti con gli operatori che si sono fidati di me, gli sono piaciute le proposte che gli ho portato, se io cerco di andare, di portare avanti un percorso che ha una coerenza, è più facile che poi l'operatore si rifidi di me l'anno dopo e l'anno dopo. Quindi ovviamente non, cerco di non essere schizofrenica nel tipo di proposte che vado a fare. Appunto, quindi di mantenere una coerenza. Non vuol dire che devono essere tutti progetti simili, anzi c'è la problematica che se sono troppo simili poi si vanno anche a entrare in conflitto. Devono avere una coerenza rispetto a quello che, ripeto, sicuramente la drammaturgia contemporanea è qualcosa che mi interessa molto, ma anche il fatto che le compagnie abbiano dei progetti, non prendano testi di altri ma facciano dei lavori autorali. Il tipo di linguaggio utilizzato dipende, tendenzialmente il teatro che io distribuisco è abbastanza popolare, fra virgolette, nel senso che è un teatro dove c'è la sperimentazione, dove c'è la ricerca, ma che è un teatro che possono capire tutti, perché lavoro molto anche con le province, con i comuni, e quindi il pubblico non... Poi ci sono stati dei casi in cui ho preso degli spettacoli più arditi, tra virgolette, ma magari abbiamo fatto insieme dei progetti. Non... Devo anche capire la compagnia che cosa si aspetta da me quando la incontro, perché se la loro richiesta è molto alta, io so già di non poterla esaudire. Se invece so che l'aspettativa è qualcosa che io posso concretamente raggiungere, si può iniziare a ragionare. Quindi sono molto questi fattori che contano. Sono ancora, purtroppo, cado ancora nell'errore di dire sì troppe volte, o forse va bene anche dire sì troppe volte, ma non sono ancora così tanto bene organizzata per riuscire a starci dietro con tutta la volontà che vorrei. Quando dico sì all'inizio, magari presa dall'entusiasmo, a volte non mi rendo conto che faccio il passo più lungo della gamba. Ho un bisogno estremo di trovare altre persone che facciano questo lavoro. Faccio una fatica incredibile a insegnarlo, nel senso che se non succede una situazione come quella che mi state offrendo voi oggi, cioè di parlare di questa cosa perché qualcuno ne è veramente interessato, se io vedo uno che viene lì e dice voglio lavorare, io non ti posso garantire lo stipendio che vorresti, e se ti devo anche formare mi rendo conto che è molto difficile, perché io vado per tentativi ed errori. Il mio desiderio più grande sarebbe potermi avvicinare a qualcuno che ha voglia di cominciare a fare questo mestiere, che magari ha già un po' gli strumenti, ha un'infarinatura per quanto di base, e possiamo cominciare a collaborare. Quello sarebbe una cosa bellissima, però appunto sono, anche io sto cercando, non, sono tutte domande che mi pongo, perché mi piacerebbe aumentare la possibilità di gruppi con cui poter lavorare, avere più proposte in cantiere, poter anche offrire diversi tipi di supporto, ma sono da sola e faccio fatica. Questa è la verità. Ci sono altre domande, questioni, dubbi, certezze, mattutine?
No, come dire, è stato istruttivo e spero un distruttivo, insomma, per la vostra, per gli entusiasmi. Quindi grazie. Se ci sono altre cose, se no, altrimenti possiamo chiudere questa parte iniziale. Diamo lo stop allo streaming. Nel pomeriggio ci parliamo delle cose che abbiamo detto, cioè prendiamo sì. I casi pratici, i casi clinici. Che abbiamo presenti. Ok, è chiuso lo streaming. Bene.